Amici, sono sempre io che vi do l'introduzione a questa live, mi sono dimenticato di mettere Piero Peluche nei punti canale, zio pera. Ciao Firenze, io vi amo! Gigo, prendi la Fender, dai! Potrei fare una roba tipo imitazioni... Le so fare diverse, eh. Insieme un viaggio, un viaggio verso il nulla cosmico. Sentitevi comodi. Questa era un po' hotline questa però. Era un po' hotline, sì. Buon salve people boss Marabauis a tutti. Pare il giardiniere, tipo Sbarellato. Probabilmente, buon salve, buon salve, Sbarabawi, a tutti voi. Tutto a posto? Se che? Tutto a posto. Buon salve, buon salve, Fried Funk, Peter Lachter, Larker, scusate, Fabio M. Seven, 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 sim, stecca Kabem. Grazie a tutti per essere qui. quelli della ciurma di YouTube, che si sono già pal palesati numerosi. Buon salve ovviamente anche a tutta la ciurma di Twitch, Enrico, Playstudio, Studio, Long Ranger, Neurosis, Cloud cl ah, Cloud 1975. Eh, buon salve, anche al buon fix che si è lamentato. Del sottoscritto. Perché la sua consorte mi ha chiesto quale fosse il titolo che voleva. Che voleva Fix, chiaramente, no? Che voleva la sua consorte. E. <ride> E l'ho strinato così perché lui voleva mantenere il segreto. E l'ho punito, l'ho punito, visto che in live poi lui se la ridacchia in chat. e Ho pensato di punirlo oggi. <ride> un abbraccio a Fix e un abbraccio, un abbraccio a Yaya che mi segue sempre. Buon salve, buon salve, buon salve Zeldinst, Altair, ciao carissima. Buon salve, buon salve anche Alo, giustamente. Buon salve Dargunze, eh, buon salve Dragonblades, Demnabyte, buon salve a tutti, Crifios, ciao carissima. Buonissimi, Ranger, Dragon Blades, il Claudione, Jacob Moira, grazie, 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 buon salve a tutti per essere qui, Stedan, Dema, Paolo Chi, Vincenzo Arcel, buon salve. Passo solo per un saluto, mi toccherà vedere la live di ferita domani. C'è qualche partita? No, perché se no qua parte l'anatema e il capitano, eh, attenzione, attenzione! Come quanti anatemi ho lanciato? Per cosa? Per co E quindi ora racconteremo a tutti le vicissitudini di Runewalker subito, punto it, se Possiamo raccontarla, eh, volendo. Potremmo raccontarla, volendo. <ride> ma che bella. Grazie mille. Grazie al Tahir per i quattro mesi. Grazie infinite, cara. Ma che bella questa chat community. Ma che grande il cap. Che, ma che gioia. Sostenete questo canale verde crociato. Grazie soprattutto al capitano di questa ciurma. Gamer del cap Granu. Grazie infinite, Tahir. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie davvero. Voi per il sostegno. Grazie infinite. Grazie. grazie. Per Fix, no. Nessun anatema ho lanciato. No, no, no. Si è, è conclusa nel modo... Allora... <ride> La facciamo? La facciamo? La allora, Lana tema, eh, Planet of Lana tema dovrei fare io. <ride> Allora, eh, sì, vi svelerò un retroscena, vi svelerò un retroscena. Dunque, eh, due settimane fa, circa, eh, avevo deciso di, <ride> era poco prima di Pasqua praticamente, avevo deciso di eh, acquistare una Legion Go. Una Lenovo Legion Go visto che era un po' che avevo un prurito fra le mani, era un po' che stavo adocchiando eh, prodotti di questo tipo, ne ho trovata una grazie al Bonfix che mi ha mandato questo, questo annuncio tramite eh, sub subito.it. E ehm, ho, cioè, ho contattato, il, ho acquistato il prodotto tramite il venditore con tutte le pratiche di tutela, eccetera. Che fin quando non ti arriva il pezzo, non sbloccano il pagamento. Tutte cose per vedere che tutto fosse tutto a posto. Alla modica cifra di 600 euro. Quindi ho detto: Vabbè, dai, la compro, basta. Così almeno mi tolgo il pensiero. Posso giocarmi tranquillo. Tutte le robe che gioco di solito, posso giocare a tutto quello che mi va, così almeno sono a posto, pago, cioè pago. Faccio l'acquisto praticamente, eh, il venditore ha sette giorni per rispondere. Neanche ma contattato, cioè, nel senso, io dopo, che, dopo aver fatto l'acquisto immediato, Fix mi dice: guarda, che comunque sarebbe, attenzione, una. Una, 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 parola, una parola, molto cara ad alcuni di un'altra generazione, di un altro tempo. Buongiorno, The Emperor. A generazioni antiche, la netiquette vorrebbe, la netiquette vorrebbe eh, che eh, si contattasse il venditore per scambiarci due parole. Cioè, non per fare bartering, tipo tirami giù 20 euro perché ecco, fare le contrattazioni tipo bazar. No ma semplicemente anche per entrare in contatto con il venditore, che è buon uso e costume. Io non sapendolo, ho ignorato questa, 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 questo suggerimento, dopo aver ricevuto nessuna risposta dal venditore al momento dell'acquisto, che era poco prima delle vacanze di Pasqua, cioè tipo venerdì, venerdì prima di Pasqua, ho detto, vabbè... Probabilmente il buon fix ha ragione, sono stato un cafone, non ho scritto nulla in anticipo perché non ce n'era bisogno, quindi io ignorantemente, visto che non compro mai niente su subito, ho detto vabbè facciamo così, bon, basta. Non mi ha proprio risposto, cioè non mi ha degnato di una risposta di qualsiasi genere, proprio zero, ignorato completamente, quindi in una settimana mi sono tornati i soldi e il venditore con feedback, perché aveva anche un buon feedback, non si è palesato e quindi... Arrivederci ai suonatori. Quindi, poi adesso mi è passato il prurito della Legion Go, vi dirò anche per quale motivo, e quindi che ci vuoi fare? È così. È così. Ecco, è andata. Basta. Non la, non la rivedremo mai più. Buon salve, Tony, grazie infinite per i 19 mesi. Grazie infinite. Eh, buon salve, buon salve, buon salve a tutti. Avevo un prurito della Legion Go, ma posso solo permettermi di retrogiocare con un Anbernic. E eh, allora, la Legion Go costa un massacro che costa intorno alle 750, nuova, o 800 addirittura, una roba, cioè una, una roba folle. Quindi quando l'ho vista, quando l'ha vista appunto fix a 600 euro, ho ben pensato di farmelo presente, perché sapeva che fosse interessato a determinati prodotti. Cioè, a dire la verità, io stavo cercando una Z1 Extreme, eh, un Asus Rogal Eye, però quando ho visto che cioè, era un'occasione anche questa Lenovo Legion Go, che aveva un monitor più grande rispetto alla Rogal Eye, quindi ho detto, ah, è meglio, è migliore come prodotto, quindi ho detto, vabbè, ci può stare. Basta, sta roba che mi ha mandato a pallino tutti i miei programmi, eh, i miei prospetti di giocare comodamente all'interno del letto. Mi hanno fatto cadere un po' l'entusiasmo e quindi l'endaccia a sé. Basta. Esatto, era destino che non dovessi prenderla, esatto. Anch'io sono andato. Anch'io sono... Ho fatto lo stesso identico pensiero. Meglio di Amazon. <ride> Vai di Rogallai, bomba. Ciao, Julius, on fire. Eh, sì, ma sai che sto pensando perché effettivamente allora. Eh, Rogallai è già è un altro tipo di prodotto. Giravano anche voci di un imminente rework con delle nuove versioni. Ovviamente, dovrei prendere la versione, quella Extreme, che comunque ha un certo tipo di, di spesa. E se il divario fra Go e Rogallai fosse minimo o quantomeno accettabile, ho detto, ma sì, dai, vabbè, 100 euro, 200 euro di differenza. Fai l'acquisto una Tantum, però è un prodotto di fascia alta, cioè è il top tier delle, delle console portatili in questo momento, il Legion Go, per cui ho detto, vabbè, dai. Però niente. Magari ti aspetta la portatile di Microsoft. Ma non lo so. Non lo so. In tutto ciò, a oggi il venditore ancora non si è collegato subito da quel giorno e non sto scherzando, quindi <ride> ha paura di ritorsioni oppure è deceduto, non si sa. In qualsiasi caso, un abbraccio a. Eh, com'è che si chiamava? Asteria. Antonino, può essere. Antonino, eccolo. <ride> Antonino. Salutiamo Antonino, che poteva prendersi i miei 600 euro, invece. No, no, no. Sì, pesa molto di più. Sì, vero, 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 vero. Di solito quello che mi dico, non riesco a prendere una cosa o ho problemi a prenderla. Eh, esatto, quando non riesci a prendere qualcosa non era destino. Eh. Sì, ma adesso prendiamo tutti la Xbox Go, ecco. La Xbox Go che suona in un modo stranissimo. Buon salve Glenda e Tossa ovviamente. Ehm... Oggi Sea of Teams ho livellato alleanza del mercante di vio 21 e nu nuovi orizzonti. Bravissimo, bravissimo. Buonasera, ok. La rogue è Asus. Questo vuol dire che ne sforano uno ogni anno come per i portatili. Quindi resisti e aspetta l'anno prossimo, dice Andrea, Andrea. Great dosi. Assolutamente. Infatti, avevo sentito appunto di questo come dire? Uh, upgrade. Non so se è corposo oppure no, però ho detto. Già devi prendere la fascia alta, cioè la Z1 Extreme, se magari ne esce una l'anno prossimo, che sia... cioè, l'anno prossimo, quest'anno, perché alla fine il prodotto era stato lanciato l'anno scorso, quindi... ecco, la roga è di Asus, quindi costa più di quello che vale. <ride> Il fatto che appunto ci fosse un upgrade possibile all'interno dei prossimi nove mesi mi ha fatto titubare in merito a Asus. Poi ho detto: Vabbè, visto che c'era questa occasione sulla Legion Go, prendiamo l'occasione al balzo. Balzo che non è arrivato. Cioè, io l'ho fatto il balzo, ma mi sono spetasciato malamente sull'asfalto. Quindi salutiamo Antonino. Salutiamo la Asus. Vabbè. Se Asus Rogalai volesse regalarmi una Z1 Extreme. Oh, gli faccio io il video sponsor, non preoccupatevi, non c'è problema. Non ho problemi, me lo dite, io dico, è una mina, basta, fine. Però la questione è aspettare in ambito informatico non funziona molto. Sì, perché poi è sempre il solito discorso: aspetti, poi dici, ma magari è eh, sempre così, è eh, giusto. Buon salve, Nuccio. Buon salve, buon salve. Antonino, che ci segue sempre, giusto? Secondo me può convenire aspettare un altro poco a vedere quali nuovi prodotti usciranno prossimamente con i nuovi processori. È vero, Alop. Il discorso mio è che purtroppo, cioè, la grande attesa al discorso che stavo facendo. Era per una potenziale console handheld marchiata Xbox ufficiale che i rumor vogliono essere in progettazione, nuovo hardware, i progetti che erano stati fatti tempo addietro tutti stralciati, eccetera eccetera. Ma sono sempre rumor di jazz Gordon, quindi con calma e per piacere... L'attesa sarebbe quella effettivamente, perché un hardware dedicato per giocare quello che devo giocare io che il 99% dei titoli che gioco sono su Xbox, salvo rare eccezioni, potrebbe essere interessante. Vero è che se annunciano l'hardware di Xbox, di Xbox dedicato per giocare su Xbox a dicembre da quello che aveva detto Sara Bond, il nuovo hardware, gli annunci del nuovo hardware se ne parlerà nelle holidays 2024. Per i prossimi nove mesi io starei all'asciutto, e poi dall'annuncio del nuovo hardware sicuramente altri sei mesi passeranno. Quindi io starei un anno e mezzo senza questo prodotto. E quindi ce, ce, ne, ce ne vo. Eh, ce ne vo. Nel dubbio, un backbone per lo smartphone e Game Pass Cloud. Sì, ho già il GameSer X2 e mi trovo benissimo. Il problema è che, appunto, siccome uso tanto anche per il sito, per comunicare con la community, per fare un sacco di cosine, uso il cellulare nel momento in cui sto giocando, ovviamente questa cosa non esiste. E in più, essendo appunto un dispositivo non dedicato, con tutta una serie anche di restrizioni, non è proprio così. È. Eh. Cioè. È un palliativo che funziona, funziona per quello che mi riguarda, però è pur sempre un palliativo. <coughs> che poi tutto questo, avevo pure introdotto Rune al meraviglioso mondo di Play Night skinnato Xbox, è stato tutto molto triste, lo so, lo so, eh, mi dispiace, Fix, ti ho deluso, ti ho deluso. Guarda che Xbox abbandona XS per la next-gen, fonti sicurissime. Sicurissime! E infatti Sarabonda ha detto che il programma di retrocompatibilità sarà garantito per il prossimo hardware, quindi non lasceranno dietro un fico secco. Ma te la regalo io, una bella Rogue Sbarabawis Extreme 30 FPS Locked. <ride> Grazie Glen, mi farebbe piacere. La Phil Spencer Switch, dai, magari attivano il cloud per i giochi comprati, ma sarebbe fighissimo questa cosa. Ecco perché ne avevi bisogno. Eh, buon salve, Captain Farlock. Ciao caro. Eh, che vuoi che ne sappia Sarabonda rispetto agli anonimi che postano su Reddit? Appunto. È solo il capo di Xbox. <ride> Cosa vuoi che ne sappia? La nostra Sarona? Eh, che salutiamo perché mi segue sempre. Un abbraccio, caro. Eh. Eh. oppure fate come fix: ehi, che fica, Steam deck. Compro. Ehi, che fica, è uscito una steam deck uguale, ma con l'OLED. Compro <ride> esatto. Palward, Cosa è, cos è successo su Palward? Mi sono perso qualcosa? Non credo. Cioè, ho sentito che c'era del movimento in merito ai ride, c'erano problemi? Non ho, francamente, non ho seguito. C'è qualche info strana. Ah, c'è un problema con il multiplayer. Sto leggendo adesso dal, dal tweet ufficiale di Palward, che dice che nella versione Xbox 2.0.6, che è stata rilasciata oggi, perché il tweet è di 5 ore fa, hanno confermato un problema dove il save data del giocatore in modalità multiplayer non è caricato correttamente. Quando si carica la versione si ricarica quel salvataggio ma di una versione vecchia, hanno identificato la causa e stanno preparando una patch per il problema. Prego, vi preghiamo di non caricare i save data vecchi. Quindi vi dicono: se non avete un save di questa versione, giustamente perché il save dovrebbe essere di una versione precedente. <ride> A meno che uno abbia iniziato oggi un save da zero, e allora è già nella versione 2.0.6, non caricatelo. Ecco, questa è l'informazione: in, in, informazio, è semplicemente morto. Palward, ah, ok, no, era questo il problema. Sono molto, molto dispiaciuti per l'inconveniente, eccetera, eccetera, ecco. Ah, e c'è gente che sta quittando di brutto leggo nei commenti del disappunto pa parecchio parecchio eh, infatti dicono too late uh, loaded and lost everything eccetera eccetera mm. capisco capisco c'è del disappunto perché ovviamente non solo non è capace più di caricarlo ma a quanto pare si perde tutto, cioè ehm, non è. Corrompe il save praticamente, corrompe il save, una roba così. Una roba così. Un oh, salve, Principe Bianco. Ciao carissimo, benvenuto. Roba brutta. Eh, sì, brutta brutta. Sì. Cioè, nel senso, quando, quando una roba corrompe un save file, <ride> non è. Non è granché, ecco, <ride> non bene. Non bene, non benissimo, non benissimo. Esatto, tutto resettato a livello 1. Ecco. Cosa ne penso di Evil West? Mi chiede Replix. E eh, qua, ah, il beta testing. Un miraggio, dice Seven eh, Sim. Purtroppo cose che... E, e ringraziamo Diablo che hanno messo la PTR per, per i problemi al lancio delle nuove season. Ce l'hanno fatta, eh. Ringraziamo Blizzard che ci segue sempre. Grazie. Cosa ne penso di Evil West? L'ho giocato un paio d'ore con le runine, con le mie figlie, che hanno 7 e 6 anni, cioè 6 e 5 ufficialmente, ma vanno, vanno per i 7 e per i 6 anni. Loro si sono divertite un sacco, anch'io mi sono divertito un sacco. È molto da cervello sul comodino, nel senso, tipo, tipo Shadow Warrior. Entri, sbudelli, grindi, bello cafone, bello cacciarone, ignorante. In open map tipo arena, mostri da sbrindellare, tunnel, barra corridoio, barra raccatta elementi, eh, monete, collezionabili e così via dicendo. Arrivi nell'altra mappa, sbudella, cosmo, morte, distruzione, pioggia di sangue e poi ancora uguale. Quindi è un'esperienza un terapeutica per, 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 togliersi, per togliersi qualche prurito. Beh, esatto. Ho un problema da quando è uscito Diablo sul passo, non dormo più. Già prima dormivo poco. <ride> Claudio, l'importante è che non giochi a Diablo 4 mentre sei sulla pressa, perché potrebbe esserci qualche problema. Cioè se ci tieni alle mani. Chissà se faranno la Xbox che chiesi a Babbo Natale tanti anni fa, un Xbox staccabile, come staccabile? Con la durata della batteria di una Switch on the go è la potenza di una console fissa quando sta nel dock. Con questi rumors posso ricominciare a sognarla. Ah, ok, dockable intendi, cioè che funziona come Nintendo Switch: nel momento in cui è doccata tira fuori la sua potenza, mentre quando è in versione eh, mobilità, in versione portable, riduce la potenza in favore del consumo, cioè alleggerendo il consumo abbassando le prestazioni, è quello che hai capito. Io ero lanciatissimo. Mi è passata la voglia di finirlo Evil West. Per cosa, Noise? Cioè, se avete giocato Evil West e volete fare due parole in merito a questa esperienza, c'è terreno libero. Ho iniziato a giocare a Diablo 4, sono a livello 58. 4, mi sto annoiando da morire con la campagna. Stesse boss, stessi nemici, nessun cambio di ritmo. Sì, la campagna è un po' fine a se stessa: Cioè, una volta terminata la campagna, c'è il grinding per vestire il personaggio e eh, completare la build. completare, Fare, fare il min-maxing, che è un po' lo scopo degli action RPG Dungeon Crawler alla Diablo. Cioè, uccidere il boss finale non è la fine di Diablo, ma è l'inizio dell'endgame. Dove viene rinnovato season per season, si provano le altre build e così via. Quindi è una gara contro se stessi. Una volta c'era anche il PvP, anche adesso c'è il PvP in Diablo 4. Ma è assolutamente lontano dai tempi di eh, Diablo 2, che è l'ultima versione con un PvP serio di Diablo. L'unica, forse. Ecco, perché è Noise. Ecco. <ride> Alla, nella mia testa, ripeto, aspetta l'endgame e sto soffrendo in silenzio. Tieni duro, Angelo, tieni duro. Posso, posso solo dirti, tieni duro. Poi se è un'esperienza che fa per te, lo col puoi coltivare anche con calma, eh? Non è che c'è fretta, chiaramente. Però, ecco, si, si sappia questa cosa che il leitmotiv del gioco è il grinding, nonsense, per arrivare a una soglia di soddisfazione personale con il proprio personaggio. Riuscire a finire i Nightmare Dungeon di livello alto, il Gauntlet e così via, cioè tutte le sfide di endgame che sono più dei traguardi personali. Eh. Anch'io sto giocando i West ed è bellino. Beh. Io Diablo 4 lo sto giocando praticamente quando sei in live, almeno faccio missione e farmo senza problemi. Grazie Playstudio. Buon salve Bruno. Buon salve. Io giocavo PvP a Diablo 1. Sì, no, intendo, allora, Neurosis è eh, Neurosis, giusto, però il vero PvP di Diablo era in Diablo 2. Campo delle Range, Bloodmoor, fine, si faceva quello e stop. Era l'esperienza era quella lì. Poi c'erano i player killer che ti dichiaravano ostilità mentre andavi in hardcore a uccidere Baal, entravano a rompere i maroni, però questo è un altro discorso. Quello è tutt'altro discorso. Eh, ho, ho, ho etichettato una roba che. Ok. Non ho capito cosa ho fatto benissimo. Allora, ehm, dunque, volevo farvi prepartecipi di una cosa. Allora, oggi è uscito il video di aggiornamento su Sea of Thieves, dove la guida per aspiranti pirati ha ricevuto delle correzioni, infatti è un capitolo canonico della saga di Sea of Thieves, della guida per aspiranti pirati, dove sono andato a correggere le inesattezze che si sono venute a creare negli ultimi tre anni da quando la guida è stata ideata e quindi che era un po' out of date e andava aggiornata. Domani, cioè gli abbonati su YouTube da supporter del disagio in su lo stanno già vedendo probabilmente, eh, c'è il contenuto proprio su Botany Menor, il gameplay del, del titolo che guarderemo anche questa sera però proprio i primi minuti, fine, 9 minuti di video pulito pulito perché è giusto dare copertura sul canale YouTube anche ai titoli che si giocano in serata insieme visto che sono dei Day One Game Pass e quindi ci sta. Eh, poi venerdì giovedì non ci saranno video venerdì su youtube arriverà un'anteprima arriverà un'anteprima che mi è stata fornita gentilmente squisitamente dopo che eh, avevo concluso la live di martedì e che eh, mi ha portato ad andare a letto alle due e mezza di notte nelle ultime due notti. <ride> è un titolo piccolo, è un titolo che arriverà su PC Game Pass fra un paio di settimane, ma per il sottoscritto fortunatamente l'embargo per le anteprime scadrà dopo domani, praticamente venerdì, venerdì. E quindi venerdì vedrete questa anteprima, in modo che eh, possiate anche voi... Se siete degli amanti degli. Ma che te lo dico a fa. Mi sono interessato da questo, su questo titolo già da tempo, già dal suo lancio. Arriverà su PC Game Pass e solo su PC Game Pass. E basta. Nelle prossime. nelle prossime settimane. Ovviamente non posso parlarvene a strettissimo giro, cioè... però esatto. Ok, sono arrivato. Ora in Diablo non si può fare PvP perché ci sono delle build che con un colpo fanno milioni di danno, sì, vero? Uh, Storico Gamer, ciao, come stai? Porterai in live Epic Mickey Rebrushed. Non credo, non mi sono interessato in merito al titolo, vedrò se riesco a recuperarlo, tra l'altro volevo rispondere a un ragazzo che mi ha scritto, e userò questa live per comunicarglielo nel caso in cui lo vedrà, mi è stato chiesto di portare Pacer, che è praticamente una sorta di wipe out, o wipe out cioè la corsa con le astronavi eccetera eccetera, forse sono riuscito a recuperarlo, forse, forse. Sono arrivato al capitolo 7 di Evoluest, gioco adatto a farsi un'ora e poi staccare. Ma non è tanto easy, bisogna stare attenti a fare le varie combo. Ho notato anch'io. Dopo un paio d'ore ho visto che le combo andavano inanellate. E qui la polemica, ciao Marco! No, la polemica stasera non, non c'è, cioè nel senso. Allora, eh, già ne avevo parlato nel video domenicale in merito al discorso 30 frame di Hellblade. La cosa è andata avanti, ovviamente, sono saltati tutti sul banco. Gino Pippo, zia Peppina e tutto il resto. Babb, babbè, babbè. Io ho già detto la mia, penso che l'utenza che mi segue generalmente abbia compreso quello che è la mia visione. Alcuni sono d'accordo con me, altri non sono d'accordo con me. E ci mancherebbe altro perché ognuno l'opinione ce l'ha sua, purché sia eh, oggettivamente ricevibile, e non sia perché di sì. E, eh, e quindi a me va benissimo così. Ecco, in merito a El Blade sono più concentrato, ad esempio, a quello che è stato detto oggi eh, alla Cambridge University, dove era presente anche il reparto della Cambridge Neuroscience, cioè la divisione di neuroscienze dell'Università di Cambridge, che ha tenuto una live anche abbastanza lunga, dove eh, c'era tanto... Tanto, tantissimo in analisi da un punto di vista di approccio psicologico per il nuovo Elblade. È stata una live non tanto interessante da un punto di vista videoludico in senso stretto perché ci troviamo davanti a un prodotto che sfrutta alcune delle meccaniche in termini di voci. Ehm, di voci mentali, di turbe psichiche proprio, dalla quale è afflitta Senua, anche in questo nuovo capitolo, ma con un approccio differente. Perché non è più come nel primo capitolo? Giustamente la, la protagonista Senua si è evoluta, la storia deve evolversi. Non avrebbe far senso fare Hellblade 2, che è il, il DLC di Hellblade 1, quindi benissimo così. E è stata davvero molto interessante questa live. Se non fosse che, tipo, dopo dieci minuti ho dovuto chiudere la chat di Twitch perché era pieno di gente che rompeva i maroni per i 30 frame quando stavano parlando di problemi psichici dovuti alla percezione della realtà, eccetera. Un discorso molto interessante. Sono andato su YouTube, stessa roba anche lì. Ho dovuto chiudere la, la chat anche lì perché la gente davvero. cioè. Quando si parla di contenuti la gente per forza deve buttare tutto in vacca, tutto in cacciara. Cioè, non, non volete Hellblade a 30 frame? Non giocate Hellblade e eh, buonanotte. O, o, o giocatevelo su PC e eh, eh, buonanotte. Venerdì ci fai un attacco a sorpresa sul titolo PC? Latitano un po'. Sì, Glenn, sì. Ah, L'attacco a sorpresa? Eh, non lo so, forse sì. Forse sì, forse potrei. Forse potrei. Oggi è stata proprio una lezione, sì, è, è bellissimo. Eh. C'è il. Eh, caspita, come si chiamava il tizio? Vabbè, il, eh, il dottore, il plurilaureato in neuroscienza dell'Università di Cambridge, stava facendo dei discorsi estremamente interessanti, basati proprio sul feedback anche di persone che hanno condiviso le loro esperienze in termini di psicosi, perché era l'argomento principale di questa live. E' è veramente molto interessante. Se avete qualche ora da buttare via, eh, da, da investire, non da buttare via perché detto così fa brutto, da investire per eh, entrare nel dettaglio di queste tematiche, se vi sono care o comunque se avete curiosità in merito, c'è la live sul canale YouTube di Xbox dove c'era tutto l'intervento di oggi. Quindi la potete recuperare veramente in maniera easy, super morbida. Ci sono bellissimi spunti anche molto... Che aiutano a capire, a togliere un po' lo stigma, come diceva appunto il dottore, in merito alle psicosi, dove una persona che soffre di queste psicosi viene bandita dalla società vista come un reietto, eccetera, eccetera. Mentre in realtà cioè, insomma c'è tutto un processo per eh, tornare alla normalità o quantomeno limitare gli influssi negative che queste patologie mentali hanno nella vita del quotidiano, purtroppo di queste persone. Quindi posso dire che una clip che hanno mostrato anche senza cuffie l'audio delle voci sembrava una roba fuori dal mondo. Sì, eh, alcune clip che sono state mostrate erano veramente molto molto interessanti, molto interessanti. Il fatto, ecco, anche una cosa, prendo l'occasione per um, um, dettagliare un particolare in merito al doppiaggio, perché la seconda, se vogliamo, grande polemica, come sempre in Terra nostrana, riguarda, oltre agli FPS, bla bla bla, riguarda il doppiaggio. Perché El Blade non è stato doppiato? Non è stato doppiato non solo in italiano, non è stato doppiato in nessuna lingua. Perché El eh, Blade è eh, stato registrato con delle tecniche di 3D audio che sfruttano anche l'audio binaurale e sono state registrate ad hoc per questo tipo di esperienza. Quindi, oltre agli attori che hanno interpretato Senua e gli altri protagonisti della storia e sono stati catturati in motion cap, ehm, con tutto quello che ne consegue, che andrebbe anche in termini di immersività, cioè il doppiaggio in lingua originale vederlo parlato e sentirlo parlato in lingua originale è tutt'altra roba non è possibile fare una cosa del genere eh, per la complessità realizzativa tecnologica in merito al comparto audio quindi non è che non lo fanno perché a ah, playstation fa i titoli in italiano non lo fanno perché è un prodotto molto difficile da realizzare soprattutto per l'audio quindi non lo faranno ecco <coughs> un intervento eccezionale che travalicava il gaming purtroppo una pletola di capre non merita eh, lo so mi lasciano l'amaro in bocca no perché poi eh, ci sono tante persone che si avvicinano anche con occhio eh, come dire in, in, in Costruttivo no? a determinati prodotti, il problema è che poi soverchiati dal gregge besoci che ci sono in giro, cioè di pecore eh, che hanno, che popolano purtroppo le chat online fra troll e fanboy di varia natura. Team verde e team blu, eh, non salvo nessuno perché c'era gente che si insultava. In merito a God of War vs. Blade, 30 vs. 60, cioè paccate di robe così. Intanto che il tizio spiegava delle cose di un certo livello, ecco. Eh, purtroppo fanno un po' perdere la fiducia nell'umanità. Ste robe, cioè, vabbè, va bene, va bene, va bene. Mm. Tra l'altro sono curioso di vedere come interagiranno gli altri PG con Senua, perché stavolta non è completamente sola come nel primo. Vero, si è un po' distaccati dalla solitudine che pervadeva il primo capitolo. Gino Pippo ha fatto stare sui 30 frame perché appoggia Enotri. Ah no, no in, merito, ecco, in merito anche alla polemica su Sabaku non me ne frega nulla, assolutamente, e basta. Questo, questo è quanto. Mm, semplicemente so che c'è stato un malinteso, un commento fatto. Non me ne frega niente. Davvero, sta roba è uscita. Sta, la roba dei 30 frame è uscita venerdì. Siamo a martedì. Se ne sta ancora parlando per il gusto di picchiarsi. Quindi, per me è già finita lì, al terzo video che vedo, Ma il Blade da 30 frame, eh, la mi... basta. Porca vacca. Hai detto Gino Pippo, giusto? Giusto, giusto. <ride> Dopo questa live, quando sento eh, i programmatori sono pigri, quando so anche solo per studiare certe cose, per caratterizzare un PG, è una cosa incredibile. Eh, sì, non lo metto in dubbio, io non ho mai fatto lo sviluppatore di videogiochi e, e quindi, ecco, prima di dare della pippa a un programmatore bisognerebbe quantomeno essere sicuri di poter far meglio. Mentre <ride> le, le leggi dell'internet funzionano in modi misteriosi dove gli esperti dell'università della vita si permettono di insultare eh, maestri nel settore. Non in un caso specifico in merito a tutta sta roba. Eh. Cioè, in generale, quando si dice ah, Xbox non sa fare marketing, perché uno ce l'ha nel sottoscala di casa sua un'azienda da triliardi di dollari. <ride> Senz'altro. Senz'altro. Ti dico che su sta storia ne hanno fatto un articolo Oggi oh hanno fatto un articolo su, una, su un commento, siamo la canna del gas, proprio. Non sanno più cos'è, Hanno finito i cosplay. probabilmente. Un saluto alla redazione di cosplay.it che, come sempre, ogni gioco Xbox, come l'impressione che Microsoft non faccia nulla per ridurre queste critiche per odio su internet è gratis, è molto capace di attrarre. Se fosse davvero ricercatore a Microsoft, il risparmio non vale la candela. No, ah, ma nel senso in merito a che Microsoft non intervenga, ma ripeto, cioè, vi immaginate se Microsoft, cioè, io sarei per l'opinione che quando una persona spara a zero sui prodotti che crei con tanta fatica e con tanto impegno per il gusto di farlo e sei un creator e quindi hai anche una responsabilità di ciò che dici. Cioè nel momento in cui si va a muovere delle critiche strutturate eh, per pilotare, fra virgolette, le masse, eh, dovresti essere quantomeno responsabile di ciò che dici. Perché? Ognuno è responsabile di ciò che dice anche se non è un creator, cioè se per la strada voi date del figlio di buona donna a qualcuno, siete anche padroni di prendere quattro pedate nei denti. Quindi <ride> dovrebbe essere la stessa cosa anche sull'internet. Purtroppo le pedate nei denti tramite uno schermo è difficile darle, quindi c'è questa sorta di immunità. Per i creator dovrebbe essere fatta un'altra cosa, cioè... Tutti i cialtronazzi che ci sono stati in giro, che adesso tirano fuori dal cilindro le polemiche in merito a Xbox, quando fino all'altro ieri sono stati palesemente dei, dei, dei mercenari, mi sembra abbastanza ovvio che eh, l'azienda in primis dovrebbe evitarle queste persone e come fa la buona Sony e la buona Nintendo ti blacklisto alla velocità della luce però vi immaginate se Microsoft facesse una roba così cioè se davvero Microsoft alla prima critica dovesse mettere in blacklist una delle testate italiane madonna mia aiuto fall out proprio dobbiamo rinchiuderci nel vault basta non si può più uscire di casa praticamente Chini in giro per strada che... mamma mia eh, sarebbe un caos incredibile. Quindi Microsoft non interviene, perché uno probabilmente non gliene frega così tanto. Di suo, però andrebbe. Microsoft è sempre stata il cavaliere bianco, no? E Sony e PlayStation che sono giapponesi. Cioè, Nintendo, sì. Eh, scusate, Sony e Nintendo. S Nintendo sì, è giapponese. Sony è giapponese in un certo modo, cioè, nel senso che negli ultimi anni non è che sia stato proprio giapponesissima, ecco, hanno. Loro sono così, no? Come, non so, i mariti che gonfiano di botte la moglie per sport, è perché loro sono così, è la loro tradizione, no? Sono dei cafoni e basta, e basta. Sto stanco di sentire dire certe cose che mi sono intorpidito e non mi tocca più nulla, al più rido. È vero, Zeldinsta, anch'io oggi ho ricevuto un commento in merito a, ad alcuni contenuti che porto. Che mi ha fatto riflettere: nel senso che purtroppo io, da, da, da creator Xbox, anche se non ufficiale, ma comunque la mia, il mio target di utenza è PC e Xbox. Generalmente la gente mi segue per queste due piattaforme. Spesso mi ritrovo un po' a fare da spugna del malumore altrui, no? E un po' a dover fare il consolatore, un po' il mediatore, un po' il pacere, un po' il tranquillizzatore, come se fossi davvero il capitano di una squadra, ma in realtà sono un utente tanto quanto voi, solo che io faccio il pirla davanti alla webcam e qua al microfono e basta. Il fatto è che spesso è talmente tanta la gente che arriva, cioè fra troll e fan delusi, gente preoccupata, gente che magari non si informa e quindi cerca delle informazioni aggiuntive legittimamente, perché anche informarsi se uno non sa l'inglese in Italia è un po' un casino, ecco, ehm, effettivamente mi ha portato diverse volte magari ad alzare la misura della... Della polemica oltre la scala per mio approccio terapeutico, cioè proprio per levarmi un pensiero dalla testa, sfogarmi, anche se non è che urlo e bestemmio e robe simili, però mi serve mentalmente. Capisco ecco, che spesso mantenere l'equilibrio sia difficile, ecco questo è, questo, questo è quanto, eh... Microsoft Querela Multigiocatore.it Non me la vorrei perdere però Eh ma il problema, anche lì le querele non, non servono a nulla. Cioè l'insulto, anche se quelli di Multigiocatore.it dovessero insultare le madri di Phil Spencer e di Nadella, non cambierebbe nulla perché la querela non, per gli insulti non c'è. Quindi dovrebbero essere proprio blacklistati dall'alto in maniera trasversale. Però Microsoft, questa cosa non la farà mai. Non la farà mai. È una mia personale opinione, condivido il fatto che Microsoft non perda il tempo a rispondere a chi non ha di meglio da fare che criticare senza sapere capire nulla. Penso che per Microsoft parlino i numeri anche, e anche i soldi, per, come per tutte le aziende, infatti è sacrosanta questa roba, perché non sono dei benefattori, non è l'associazione fate bene fratelli, la Onlus che ti chiede 5 per 1000, no, non sono quelli. Non sono quelli, non, so, non sono quelli. Uh, oh mamma mia, grazie Kabem per questa perla. Un sito non strano ha scritto: Xbox Series X e S sono già storia a tutta velocità con la prossima gen. Dovuta al fatto che la dichiarazione di Sara Bond di un mese e mezzo fa diceva che il prossimo hardware sarà quello con il salto maggiore fra le generazioni mai prodotte di console Xbox. Che è avvenuto un mese e mezzo fa quindi probabilmente la redazione in questione il podcast non l'ha seguito avrà letto il riassuntino di qualche altra testata italiana come succede su alcuni canali youtube alcuni canali ufficiali di youtube che prendono le informazioni sbagliate da questi siti di cialtroni anche se dovrebbero rappresentare un'azienda eh quando me la. Dovrebbe esserci Simone in live. Eh? Ci sei, D'Argunze, ci sei ancora? Batti un colpo se ci sei. Lui sa di chi sto parlando perché me l'ha mandata lui quella roba lì. Quando l'ho letta, ho detto: Mamma mia. Quando l'ho vista, faccio nomi e cognomi. No, non posso fare nomi e cognomi. Si parlava di. <ride> Si parlava di Infinite Wealth. Ok? Si parlava di Like a Dragon Infinite Wealth. In merito alla presenza sul Game Pass. Basta, ecco. Basta. E non sono quelli che ho già citato, che abbiamo citato questa sera. Mi segui per PlayStation, Nigan, grazie. Molto gentile. Il giornalismo ora come ora non lo cambia, onestamente sono più i fanboy che criticano Xbox, per il resto la gente che gioca non sembra così amareggiata. Infatti ho mh, visto, fra virgolette, anche ehm, più interesse in merito ai prodotti, cioè vi siete resi conto, esempio, una volta arrivato Diablo 4 sul Game Pass. La polemica sul Game Pass, la polemica sul Game Pass in primis, la polemica su quando arriveranno i titoli Activision sul Game Pass e la polemica in mezzo a quanto faccia schifo Diablo 4, sono finite quasi istantaneamente tutte e tre dalla release di Diablo 4 sul Pass. Il che significa che molto probabilmente frange di questi brontoloni era probabilmente anche della gente che attendeva questi titoli per giocarli magari cioè e che quindi fosse insoddisfatta al punto da riversare proprio malumore nelle pagine del web sempre come al solito usando la motosega anziché il bisturi però vabbè non si può non si può io non l'ho detto nico Feder, io non l'ho detto mi dissocio mi dissocio. Non era il canale ufficiale loro, comunque. Ecco. Ero un altro, circa. Sotto molti articoli dei giornalai, se non fosse per i soliti account fake, ci sono un sacco di giocatori che comunque sembrano supportare Xbox, molto più che in passato. Ti dirò di più, Play Studio. Ho visto un tweet, adesso peta, eh. Ehm... Porca paletta. Eccolo qui. Allora... Dunque, eh, ho visto la, il canale di El Divers Alerts che eh, non è un canale ufficiale, non è collegato a El Divers, al, al canale ufficiale del, del titolo, parlandoci in senso stretto, ma avevo visto. Adesso in questo momento faccio, eccolo qui, trovate. Ha 120.000 iscritti questo canale, trovate Matteves Negoti, Petra Menu. Eccola, scusate. Ecco, questo è il canale che ha avuto 2 milioni di visualizzazioni. Questo tweet, questo post, scusate perché su X non si chiamano tweet, deficiente, ecco perfetto. Questo post. Che ha avuto 1399 commenti, 2600 retweet, 37.500 like e 2 milioni di visualizzazioni. Che ha scritto il Divers Alerts che ha 126.000 follower su Twitter e spamma informazioni, aggiornamenti e anche meme, clip in merito al Divers 2, non so se è uno dei più grossi, ma comunque è abbastanza grosso. Ehm, ha twittato questa cosa e ehm, ha, ha fatto eh, secondo me una cosa fantastica, cioè il fatto che uno dei canali più in vista di uno de del titolo più in vista del mondo di PlayStation in questo momento punti eh, con, eh, con il dito proprio alla community rivale unendo, fra virgolette, gli sforzi, dicendo abbiamo bisogno dei cittadini di Xbox in termini di rinforzi, rinforzi, cioè alleati, capito? Cioè dove tutti si gioca, che bello, quando si gioca tutti insieme, sta roba mi ha fatto veramente piacere, mi ha fatto piacere. Il fatto che un account così seguito abbia avuto così tanto, anche, anche il, come si può dire... Gli attributi no? di fare una roba sapendo quanto l'utenza generale delle console abbia un po' l'utenza più attempata del mondo delle console, abbia un po' negli occhi, sempre la diatriba, team blu contro team verde, anche se è di un'altra epoca, tutto quello che volete. Mi ha fatto veramente molto piacere. e Sembra anche che sia stata assolutamente ehm, assolutamente apprezzata. Infatti, qui eccoci. Ci sono. Un sacco di. è stato molto apprezzato. Vedete anche We Need you un sacco di gente che in, invoca. Ecco poi, ovviamente, come al solito, ci sono i vari troll. Eh, ecco il problema. Ecco, vedi, fa, fa fa piacere. Ecco, vedere ste robe mi fa estremamente piacere. Bello, bello. Eh, mi fa piacere non essere sempre l'unico, cioè non ho la, la presunzione di essere l'unico a cercare di. Abbattere la, la, la console war anche in maniera attiva, cioè parlandone in altri termini, non ignorandola e facendo finta che non esista, perché questa cosa c'è purtroppo, anche se in una piccola percentuale. Fa piacere che ci siano altre persone che non si vergognano di prendere delle posizioni anche forti e abbattere quello che sono un po' le ultime barriere nel gaming del mondo moderno. Perché davvero. Essere fan di un prodotto ci sta insultare gli altri perché hanno un pezzo di plastica diverso dal tuo. Mi sembra una grandissima stupidaggine. Eh, so, ah, okay, ok, carino, non sono perso. Realtà è sonare italiana. Ho visto un video di uno youtuber americano che sparava a zero sul Game Pass e l'hanno tutti quanti demolito nei commenti. Meno male che io non sono una di quelle persone che commentava quando arriva Diablo 4, polemizzando quando arriva, arri... eh, polemizzando quando arriva, arriva, bravo Dragon Blaze. War is changed, eh lo so, diceva il vecchio Solid Snake, lo so. Gli sviluppatori di Eldivers hanno risposto ad alcuni commenti di alcuni fanboy Xbox e paragonavano, gio... paragonavano il gioco a qualcos'altro, dicendo che ovviamente Eldivers eclissava il gioco paragonato e loro gli hanno detto ma perché paragonare giocate e basta, sacro santo. La console War è proprio ormai da troll e da gente frustrata su X e non solo su X, ahimè, quando arriverà Sea of Thieves sul PlayStation, il successo unirà le community. Spero meglio girare insieme che litigare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Magari ci fosse: dopo ci sono le logiche di mercato! Non è possibile. I monopoli, l'hardware. Tu... Verissimo. In un mondo ideale, per me, l'ho sempre detto, potrebbe esserci una console con scritto giochi dove se voglio giocare a God of War, a Halo, a Mario, a Zelda o a Team Fortress, posso farlo senza problemi. Capisco che ci siano tutta una serie di limiti e di condizioni che renderanno, renderebbero questa cosa utopica, però. però. Rone, come siamo messi con Starfield? Le espansioni? L'espansione, almeno l'unica che si sa in questo momento, Shattered Space, prevista per il 2024, senza data. Hai visto lo speciale del Blade? Ne abbiamo parlato poco fa in apertura, Tony Frago. Poco perché erano tanti dettagli in merito allo stigma delle sofferenze psichiche e delle, e delle varie problematiche, però l'abbiamo citato. La X-Station Switch. PC la Lake Station Sweep Speech. Dunque, ehm, io volevo fare buon salve, Pasquale. Ciao, benvenuto a bordo della live. Buonasera, buonasera, caro. Allora, allora, allora. Ehm, in merito ai dialoghi che abbiamo avuto oggi, eh, appunto, mh, in merito ai prodotti che arriveranno. Sono assolutamente convinto di continuare con la programmazione regolare fra contenuti giocati sia su YouTube che su Twitch, con i vari primi impatti, eccetera, eccetera, tutte cose. Dedicategli un minimo di tempo, ricordatevi, sganciate il like e tutte quelle robe lì che YouTube fa quel cavolo che c'ha voglia. E eh, ovviamente vi ringrazio enormemente per il supporto as usual. Nelle prossime puntate, cioè giovedì... Dopodomani non so, non so, non so che cosa eh, potrò mostrarvi e cosa no, v vedrò, vedrò cosa fare, Qual qualcosa farò, qualcosa farò. Ok, aspetta che adesso attacca la banda, eccoci qua. Voi, ovviamente, in questo momento non vedrete una cipa, eccoci qua. Eccoli. Allora, qua sta aggiornando un massacro di roba. Benissimo. Ok, abbiamo tolto anche l'audio. Vedremo navi di Xbox e PlayStation farsi la guerra su Sea of Thieves. Aspettate se le daranno delle belle. Ma finché la, la, la guerra si fa fra i flutti va benissimo. Eh? Il codice dei pirati di Sea of Thieves dice che ogni battaglia va affrontata in mare. Va affrontata in mare. Ogni diatriba deve essere risolta in mare. Questo è... Questo è. Allora, ehm, dopo, ecco, poi farò anche un sondaggino, se riesco, eh, su, su YouTube, probabilmente, sul canale principale di YouTube, per alcuni altri titoli. Allora, eh, No Rest for the Wicked arriverà, nel senso che No Rest for the Wicked è un titolo che voglio giocare, benché sia un Souls, io non sia molto avvezzo a questo tipo di prodotti, però arriverà. E ehm, mi piacerebbe avere anche un vostro feedback su altri titoli. Che cos'è l'icona fra Sea of Thieves e Halo? Ah, questo è l'Insider Hub. L'Insider Hub dove ci sono gli utenti insiders e ehm, dà la possibilità di giocare in anteprima alcuni titoli eh, del tipo beh, sempre se siete nei ring relativi. Io sono un Alfa Skipahead e eh, ho disponibile: ecco, c'è ancora la closed beta di Troll and Liberty. Partecipo ovviamente a Towerborn, all'insider preview program. qua ce ne sono altri, Valheim, Stampidi. Ogni tanto arriva qualcosina. Ma è l'hub degli Xbox Insider, l'hub degli Xbox Insider. Eh, come devo fare? Mi sono chiuso malissimo con Diablo. Una droga è diventato. Lo so, lo so, lo so, lo so. È un problema, è un problema. Tra l'altro, sto anche tirando insieme il, il nuovo capitolo della lore di Diablo, ma volevo farlo un po' più, più spicy. Adesso vedrò. Non pensi che si stia esagerando inutilmente con i 30 frame di albe... Sì, sì, sì. Abbiamo già passato la riga. Già domenica la riga era già passata. Eh. Siamo a martedì, davvero. Il prossimo, il prossimo video che che vedo su blade dei i 30 frame, giuro, lo segnalo per rottura di gonadi. Ci sarà il tastino su YouTube, no? Mi <ride> auguro, non credo ci sarà, ma comunque. Ehm, bon, dai, allora, andiamo a dargli un'occhiata. Navi Xbox, Navi PlayStation, Navi Steam, Navi App, Xbox PC, Navi X Cloud. Sarebbe fighissimo avere le livree con tutte le navi, però... Però sarebbe, sarebbe davvero figo, sarebbe davvero figo. Cioè fare una. Fare una flotta tipo Xbox contro PlayStation. Dove si può gruppare Xbox versus PlayStation e fare tipo le arene fra piattaforme. Madonna mia! Se dovesse esserci un'opzione così. Mamma mia, chiudiamo in una gabbia, chiudiamo in una gabbia. Un paio di persone. Io ce l'avrei da chiudere in una gabbia. Eh, cosa ne pensano le dichiarazioni di Sarabondi in merito alla nascita di un team dedicato alla preservazione dei giochi? Super felice di questa cosa e metterà a tacere tantissime male e altre menate. Bene così, bene così. Eh, sarebbe figa come cosa. Almeno la vera console war si fa su un campo di battaglia. È vero, è vero, è vero. Allora. Io ho fatto il piccolo gameplay che vedrete domani ovviamente su, su YouTube, ma, eh, ma adesso volevo condividerlo con voi perché c'è gente che mi segue solo su Twitch. Allora, eccoci qua: Botany Manor Somerset. Siamo nel Somerset 1890. Intanto potete sparlottare di quello che volete, questo è Botany Manor. È uscito oggi: Day One Game Pass. Ed è completamente in italiano. Voi lo leggete in inglese, ma fate Y ed è tutto tradotto. Non c'è l'audio. di rotte. È sotto il pollicione? Perfetto. Perfetto. Ha una storia? Sì. Eh, siamo, ecco, siamo molto felici di riavervi a Botany Menor. Spero abbiate fatto un bel viaggio. Paura che in vostra assenza alcune cose del maniero siano peggiorate. Siamo Lady Arabella e ehm, ci è arrivato un pacco. Un bel pacco che andiamo tosto a sbucciare. Con dentro un erbario. E questa cosa a me. Già. Solo in prima persona, vero? Sì, solo in prima persona. Possiamo aprire l'erbario. E ehm, c'è una lettera da Tilo scritta dove ci dice che dobbiamo completare questo erbario, ricercato e compilato da Rabella Green. Ecco, ci sono cinque capitoli. Ci sono le mappe, eh, i giardini, piano terra, primo piano, secondo piano del Maniero, del Botany Manor e qui eh, si parte con l'avventura. Sì, 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 sì. Eccoci qua. Dunque, eh, siamo all'interno di questa stanza. Io lo sto giocando su serie X, eh? l'ho provato su serie S, un fulmine va benissimo. Um, siamo godetevi l'esperienza è un erbario non hai mai fatto da, da piccolo non li avevate voi gli erbari noi li avevamo gli erbari sono dei libri con le varie pagine dove ci si può appiccicare le foglie secche le, le, una sorta di album di figurine di, di, di erbe di piante di fiori una volta si usavano non, non, non so esatto vi faccio vedere vi faccio vedere. Allora, il nostro, primo, il nostro primo obiettivo sarà appunto quello di far crescere dei fiori. Qui ci sono degli indizi sparsi in giro. Si <ride> è. No, è 240 fps. Ci sono dei fiori, ognuno dei quali ha delle particolarità e, e delle temperature con cui far crescere. Ecco, dobbiamo... Far crescere l'erba di mulino non si può pescare, quindi è scaffale, giusto? Gli indizi importanti vengono aggiunti all'erbario, dove potrai assegnarli alle piante. Se dovessi bloccarti, ricapitolare gli indizi può aiutarti a organizzare e convalidare la tua ricerca. Qui, ecco, vedete, possiamo aggiungere gli indizi, abbiamo trovato l'indizio, quello dei fiori selvatici, e eh, che era lì a fianco, abbiamo altri due indizi per questa pianta che è il windmill wort, quindi il, il mulino, il fiore di mulino. Questi sono i semi, erba di mulino, pardon. Eccolo qua, il semino, le che che. Ok, grazie al semino abbiamo queste istruzioni, che sono valide per tutta la durata del gioco. Si mette il vaso sul sottovaso, il, si aggiunge il terriccio, si pianta il seme e si annaffia. Per il cosiddetto potting, una volta che abbiamo messo la terra, o canate, prendiamo il seme che viene piantato e prendiamo il cosiddetto sbruffi e cresce questo simpatico germoglio di erba di mulino. Eccolo qua. Eh, ve lo posso far vedere anche, cioè abbiamo anche la visione 3D. Eccoci qua, adesso l'erba di mulino. Per farlo germogliare, cioè noi adesso l'abbiamo piantato, ma per farlo crescere, il gioco richiede una serie di condizioni per far sì che la pianta germogli, fiorisca, sbocci e così via dicendo. Per far germogliare l'erba di mulino dobbiamo alzare la temperatura di questa stanza. Questa è una volgare caldaia la cui temperatura può essere pilotata con questa manovella. Avevamo delle temperature di germogliazione qui e sono, ecco questo è solo per il primo, eh? poi sono una serie di enigmi che funziona così anche proseguendo, andando avanti. Qui ad esempio il nostro, il nostro fiore mulino, che lei chiesto che è, erba di mulino, è un fiore vulcanico. Il fiore vulcanico, eccolo qui, è la quarta colonna, partendo da sinistra, è proprio vero che l'erba del vicino è sempre la più verde, esatto. <ride> e eh, abbiamo diverse zone eh, dell'Europa e dell'Africa che eh, hanno determinate temperature per mm, far sì che la pianta fiorisca. Il problema è che noi siamo nel Somerset e Somerset non è fra le zone indicate. Quindi eh, si va alla ricerca di indizi. Ecco, qui dice che il Somerset cade vittima dello smog industriale e eh, qui ad esempio c'è questa cartolina che arriva da Marianne, non sappiamo chi sia, però si può girare e si può leggere. Durante le mie escursioni mi sono imbattuta nell'erba mulino, un fiore che cresce solo in Sicilia. Solo in Sicilia. Alcuni abitanti del posto mi hanno detto che il bocciolo è in grado di purificare l'aria, ma che a causa delle sue, super, delle sue specifiche necessità, in fatto di temperatura, la pianta fiorisce raramente. Quindi dobbiamo portarlo alla temperatura della famosa ed amata Trinacria, giusto? Quindi andiamo a vedere qual è la temperatura della Sicilia, che è per i fiori, per i fiori vulcanici di 60 gradi. Quindi andiamo alla nostra caldaietta, tiriamo su la temperatura della caldaia, fino ai 60 gradi, eccola, senti com'è stantuffa. Ci la nostra pianta, la mettiamo qui. Dobbiamo piantare un vulcano. <ride> qui abbiamo la bocchetta di sfiato, va che roba! E l'arietta caldina fa fiorire magicamente questa erba di mulino. Vada lì che meraviglia. E l'erba mulino magicamente toglie tutto lo smog dal Summerset. Un'erba mulino a Dovremmo portarlo in pianura padana questo tipo, se esistesse sarebbe molto comodo. E potremmo inondare per esempio i francesi di smog. Ma comunque, pigiamo tutto di là. Un saluto ai francesi che mi seguono sempre. Allora, eh, qui ecco, potevate inserire anche gli altri, gli altri indizi per completare il pannello. Ecco, c'è abbastanza caldo in Sicilia, non c'è bisogno di alzare ulteriormente la temperatura. Please, quanto fa Nigan da te in questo momento di temperatura? Qui a Bergamo piove e ci sono 10 gradi in questo momento e in zona media valle, eh, quindi siamo pre-alpi-orobie, pre, pre, Alpi -Orobie, pre Alpi orobie Allora, che bello, che inizia con un fiore siculo, hai visto che bello? Possiamo uscire adesso in questo giardino, veramente sweet, cioè, a me ricorda The Witness, sarà la palette cromatica, sarà quello che vi pare, ma ricorda The Witness. Fa un caldo che si schiatta in Puglia. Arca miseria, ragazzi. Non vi invidio per niente. Io non sono progettato per certe temperature. Sì, mi sono già seduto. Infatti, nel video che avete visto, molto probabilmente se siete degli abbonati anche su YouTube, quando vi sedete fate un achievement. Si fanno achievement a caso qui. <ride> si fanno achievement a caso. <ride> allora. Possiamo proseguire. Ecco, c'è qualche peccatuccio qui. C'è qualche... Ogni tanto, ecco, c'è qualche edera che flickera Che non ho capito bene come mai. Anche piantando un vulcano, anche piantando un vulcano si ottengono due achievement. In Sardegna stamattina 21-22. Porca miseria. Anche io odio il caldo, sono un tipo da Groenlandia. Guarda, se vieni, se vieni dalle parti di Bergamo, io ho una taverna dove fisso c'è meno 3 gradi rispetto alla temperatura esterna. Anche adesso fuori ce ne sono 10, qui ce ne sono 7. Pianta un vulcano e sei proprio un pirla. Esatto, questi sono i due achievement. Sbloccato obiettivo, cadrega, che però non è Bergamasco. eh. La sedia in Bergamasco non è la cadrega, eh, mi raccomando, eh. è la scagna in Bergamasco. eh. Cerchiamo di mettere i puntini sulle, sulle U, così esce U. A Bergamo fa troppo caldo, ma non è vero. Allora... Qui abbiamo un'altra zona al momento che ci è preclusa, eh, che è proprio parte del maniero, l'inganno della cadrega. Eh, dice appunto: al momento sono impegnata con le mie ricerche. Si prega di lasciare tutte le consegne nella guardiola e suonare il campanello. Questo è il campanello, però noi nella guardiola Mametì del non abbiamo niente. appiamo però la chiave. Mo salve Fabio. Sai che cosa mi ricorda più che The Witness? Viewfinder. Che non ho giocato, ma che ho visto giocare. Sì, anche. Hai ottenuto, <ride> hai ottenuto un obiettivo. Flicker a un pedriol. Esatto. Chissà cos'è un pedriol ha ah, già la mia stima. Di default, partite già con mille punti. Achievement in, in, in Roomwalker. Esatto. Questo gioco è adatto perché è in botta pesante rischi di, di dormire. Secondo me, perché il gioco fa di tutto per metterti a tuo agio, senza stress. Eccoci qua. Questo è il maniero... Cioè, con questa musica paradisiaca. Bravo Danilo Zappa, Muto. Da cui il titolo Botta Menor. <ride> Perché si è in botta? Esatto, in botta. In botta marcia o in botta secca? Non si sa quale delle due. Qui non ero neanche andato durante il mio... Non ero andato, io ero entrato direttamente in casa. Questa parte non l'ho vista, eh. Madonna, guarda qua che bello. Guarda, io ho un sogno. Ecco qua c'è già troppo il rebattone. Non so se si usa anche dalle vostre parti. Però su questa panchinetta qua, guarda, con l'ombra che fa questo, questa, questa bitullina, qui, quello che è. Mettersi qua un bel panino col salame, mezza bottiglia di rosso, e se è a posto. Con l'acqua qua in parte. Ah, Che botep. Ecco. Le piante sul muro sembrano un concept di una svastica. Come un concept di una svastica? Che piante sul muro? Cosa. Non ho, non ho afferrato Captain Farlock. Ah, qui? Ok, sì. Bah, sì. Beh, sì. Molto un concept. Comunque, addentriamoci nel maniero. Panino al salame ha rovinato la. Il panino al salame deve esserci ovunque. Dai, ti concedo il panino con la pancetta. Dai. La modalità narcos è presente, non credo. Non credo. Qui abbiamo di nuovo il nostro banco per l'invasamento, che non so se si dice invasamento perché forse è un'altra roba. Mia carissima Arabella, spero che questa lettera possa raggiungerti prima della tua partenza per il tuo importante viaggio verso Londra. Qui ci dà tutta una serie di informazioni di cui non ce ne frega una cippa. Achievement, siediti sulla panchina, siediti sull'altra panchina, siediti sulla panchina successiva. Achievement, siediti sull'altra panchina. Perfetto. Apriamo la porta del maniero e ci accoglie questa sala. Sopravvissuti alle avversità. Dove abbiamo questo albero un po' rinsecchito, penso proprio secco del tutto, che tiene bloccata una porta lì sopra. Che poi vi porterò magari su a vedere, ma in qualsiasi caso, checchere. Qui abbiamo un docile caminetto, più tante altre belle cosine qua in giro che andiamo ad esplorare. Qui abbiamo la cucina, che però è chiuso. Qui abbiamo un poster di Dartmoor, viaggia in treno verso Dartmoor tutto l'anno. Goditi panorami muzzafiato, ha un tore, il bosco di Wistman, Becky Falls, la linea Dartmoor. Okay, e questo era un indizio. Prendo l'anatra di fronte all'ingresso. Come l'anatra di fronte all'ingresso? Non ho mica preso l'anatra di fronte all'ingresso. Ma dove qui? Che anatra di fronte all'ingresso? Non mi trollare, Nico Feder, per cortesia. Che, che sto in sbatti. Rie. Ah, eccola questa? Non l'avevo presa. Qua, qua. Ispeziona un'anatra. Bene, ok. Grazie per i punti achievement che senz'altro torneranno buoni. È un'anatra. È un'anatra. Bella, piacevole. Altro che Scalabons e Cyberpunk. Questo è un gioco quadrupla. Qui abbiamo un bigliettino. Dove abbiamo delle, 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 delle scarpe. Ecco. Un biglietto del treno da Taunton a Londra-Paddington. Viaggio di ritorno prima, prima, classe. Sconto per gli anziani applicato. Uno sconto per Sciure, la Sciura. 9 luglio 1890. Prima classe, però, eh. Oh, mica Bau Bau qui. Oh, calma. Ecco, raccogliamo i semi del secondo fiore, che è il Fulguria. E si è imbattuta nella fulguria dopo essere stata sorpresa da un terribile temporale. Sono interessato a saperne di più sui suoi requisiti di crescita. Esatto, esatto, esatto. Esatto, spremute d'arancia e bicchieri di cristallo. Qui c'è una fotografia ben illuminata dove facciamo degli esperimenti con una macchina fotografica. Ecco, qui ci sono delle, delle foto che avrei fatto anch'io molto probabilmente. Ecco, una fuori fuoco, una scura, benissimo. Adentriamoci nel resto della magione. Aspetta, dov'è che era il tutto? Era di che? Fulguria sembra il nome di una malattia vererea. No, non credo. Allora, aspetta, qua, qua era chiuso e qua era chiuso, giusto? Qua era serata e qua era serata. Esatto. Andiamo di qua, passiamo sotto l'albero e andiamo di là. Questo, eccoci. E siamo qui davanti a un piccolo chimico. Che cos'è questo piccolo chimico? Si può inserire in questa beuta un mix di ehm, sostanze chimiche. Tra l'altro, lo zolfo qui così fa un po', fa un po anche il bario, non è proprio il massimo. Possiamo proseguire. Dovremmo fare cose. Dovremmo fare cose. Qui c'è un libro. Ciao, sono appena arrivato. Questo è il famoso Untitled Seed Game, quello che dove controlli i semi, ci sta il tasto per fare il verso del tulipano. No, non è proprio quello, non è proprio quello. Entriamo in questo salotto, molto lounge, apparecchiato per 8000 persone. Qui non c'è assolutamente un fico secco. Qui, ecco, c'è un libro sul folklore. Ecco, un folklore strano celtico. Alcune antiche tribù celtiche praticavano un rituale per il passaggio all'età adulta. Quando qualcuno era considerato abbastanza grande, veniva il momento di dimostrarsi degno di restare nella tribù, un rito di passaggio. Uno di questi rituali prevedeva la raccolta di un fiore nel bosco, ma non un fiore qualsiasi, ovviamente. La persona candidata doveva trovare una fulguria, perché è noto che questi fiori sboccino, magari congiuntivo, solo durante i temporali. Mantenere la calma durante la di una tempesta di fulmini era considerata un'importante prova di coraggio. Quindi questa è una delle condizioni. È la lobby multiplayer quel tavolo palese, esatto, palese con l'h. Qui ecco. Qui abbiamo uno studiolo, io sono arrivato qui circa. Qui ci si può sedere sul divano, mi dà tipo seduta comoda. No, non mi dà seduta comoda. Dove c'è un'attrezzatura per eh, la fotografia. E qui c'è stranamente un sottovaso. Indovinate un po', ovviamente non potremo scattare la fotografia perché qui manca tipo il mm, fosforo, magnesio, coso. Posso suonare il piano? Non ho suonato il piano. Devo suonarlo? Dove l'ho il piano? Aspetta. Qui c'era... Ah, ok, questo era qui. Ah, qui. Posso suonarlo? clavicembalo che meraviglia amante della musica suona il clavicembalo benissimo ok andiamo direttamente a prendere la nostra fulguria e andiamo a piazzarla dove serve via yeah. con calma usciamo ci appiamo ecco nel vaso caccia dentro la terra caccia dentro il seme di fulguria gli diamo una bagnatina con lo Sbruffi, eccoci, prendiamo la nostra fulguria, raggiungiamo, achievement, raccogli una pianta di neoprene, MaxGamerTV05, ciao, benvenuto, di neoprene, di polistirene espanso, piazziamo qui la nostra fulguria, che è in attesa di eh, una fotografia. Che però non possiamo scattare, perché ci manca il flash. Il flash. Ma troviamo le informazioni. Ecco, io sono arrivato proprio qui e basta. Qui c'è una lettera di Charles, il contadino, che parla appunto dei lampi luminosi nel retro della nostra casa, che provenivano dalla macchina fotografica. Di, di, quindi andava ridotto il flash perché il flash era troppo violento. Quindi, guardando la flash powder che c'è scritto anche qui in italiano, però fa figo vederlo che è stato messo e fatto anche bene, c'è la composizione chimica di potassio e magnesio in rapporto 2 a 1 per utilizzare la polvere per flash. Peccato che il pianoforte fa suonare musica classica e non metal, ad esempio. Sì, perché un pezzo bello dei Cannibal corpse col clavicembalo sarebbe la morte sua. Comunque, del clavicembalo sarebbe la morte. Andiamo a fare la nostra polvere di... È vero, è vero, questi dettagli sono veramente fatti molto bene. Due di eh, potassio e uno di magnesio, giusto? Due di potassio e uno di magnesio, giusto? Ciapa la boccetta. Andiamo a piazzare la boccetta, questa beuta che come potete vedere è tutta bollosa, bollosa. I Cannibal Corpse sarebbero la muerte. Versiamo il contenuto della nostra beuta qui nel pannellino del flash. Adesso possiamo scattare la foto, che ovviamente detona il flash. Ho una bella chitarra dove suonare i pezzi del maestro Domenico Guini. Ci starebbe da Dio. E Esatto, ed ecco la nostra fulguria. Cresce solo durante i temporali, quando i lampi dei fulmini forniscono la luce intensa di cui il fiore ha bisogno per sbocciare. A causa di queste pericolose condizioni di crescita, in pochi hanno potuto ammirare la sua bellezza. Ma noi l'abbiamo fatta comodamente sparandogli un flash da un miliardo di lumen. Ecco qui ad esempio, non si è sbloccato perché non abbiamo messo tutti gli indizi giusti per la pianta. Questo giochino pericolosamente rilassante si trova sul Game Pass? Assolutamente sì, è proprio arrivato today, my friend. Possiamo poggiare la beuta da qualche parte? Ah, aspetta, perché qua c'era. Ecco, qua c'è sono... la chiave della back terrace. Eccola qui. Perché ovviamente ogni ehm, zona, oltre a completare il fiore richiede anche il, il possedere il ritrovamento di una chiave per poter sbloccare altre zone del maniero ok questo forse era l'altro indizio Buh, chi se ricorda allora aspetta perché gli indizi erano qua aspetta qua ecco ce n'erano no non era, quello, non era quello ci sarà sicuramente l'achievement con trova tutti gli indizi allora dobbiamo andare nella back terrace quindi la terrazza sul retro e saliamo e saliamo andiamo a vedere la nostra back terrace che cosa ne pensa la nostra back terrace qui è una, la biblioteca dove c'è una chiave un, una, una serratura con un codice alfa, alfabetico qui no qua c'è solo la, la, la porta col, bloccata dall'albero che non possiamo accedere dove non possiamo accedere quindi è al piano inferiore probabilmente la back terrace Esatto, scendiamo con suadenza per evitare di trasfigurarci in cenere. Credo sia dall'altra parte. Vediamo. No, qua c'è la cucina. Ora allora di qua terrazza sul retro. Eccola qua. Io qui non so più niente. Quindi datemi una mano. Chat, ovviamente. Siamo in un giardino costellato di agrumi. Qui c'è una c'è un'altra. C'è una chiave lì. Però non posso prenderla ovviamente. Se no sarebbe cittare, la Sicilia, esatto. Salutiamo Antonino che ci segue sempre. Dunque, abbiamo un nuovo inventario, ma non abbiamo il seme da piantare. Quindi la nuova pianta non sappiamo ancora quale sia. Andiamo a cercarla insieme allora. Qui tavolini dove si fa la colazione. Ah, che bello questa verandina. Oh no, cosa c'è qua? Flowering Plants of Great Britain di Anne Pratt. Molto bene, thank you very much. Bello questo libro rilegato. Molto bello. Vediamo di qua. Qua Ganego. C'è una lavagna lì dietro, quindi bisogna scendere probabilmente. Ah. Molto bene. Ci sono tombini, date un'occhiata se c'è in giro qualcosa. Ergo, chissà da premere, da tirare. De, de, de. Ecco, scendiamo. Allora andiamo in questo ridente anfratto. Ecco, qui c'è qualcosa. Eccolo qua, il seme, plume di cenere. Lilium vivificum, potrebbe essere un caso difficile da risolvere, zio. Pera, qui ci sono altri indizi. Hm. In teoria sarebbe meglio liberare quelli di prima per togliere quelli che abbiamo in questo momento. Allora, registro dei semi. Un riepilogo di alcuni, di alcuni semi che ho raccolto quest'anno e del luogo in cui li ho trovati. Prezzemolo vaccino, colline di Blacktown, papavero gola di Cedar, ranuncoli paludi di Steart, plume di cenere, bosco di Whistman. quindi è quello che stiamo cercando, cioè il nostro seme, anemone di legno, valle di Offort, timo selvatico, bosco di Coolbone... Perfetto. Digitale Ford Abbey. Quindi noi dobbiamo tenere in mente Bosco di Wistman. Ok, ok, Bosco di Wistman. Teniamo a mente, teniamo a mente Bosco di Wistman. Senz'altro servirà. Credo. Qui c'è il giardino formale. Che ovviamente è chiuso. Ok. Meglio non andare in troppe zone per non mischiare troppi elementi, puzzle. Una lettera. Mia cara Rabella, un mio amico è stato in visita nelle Americhe e ha riportato con sé una coppia di favolosi scoiattoli grigi. Sono l'ultima tendenza nella decorazione del... come... Tutti quegli scoiattoli grigi. Va bene, i due scoiattoli erano messi su una grande famiglia. Il mio giardino è pieno di adorabili piccole creature che poi raderanno al suolo ogni cosa. Una cosa che ho notato è che da un po' di tempo non vedo nessuno scoiattolo rosso nel mio giardino. <ride> che strano, perché se li sono magnati? Devi venirmi a trovare presto per vedere gli scoiattoli di persona prima che annichiliscano tutta la fauna del circondario. Metto negli indizi. Ok. Allora, vediamo. Registro dei semi, mettiamolo negli indizi, nel giardino. Possiamo procedere sotto, vediamo se troviamo qualcos'altro. Sento uno scrosciare. Un percorso d'acqua. Eccolo lì, bellissimo. Vediamo. Senti il fiume. Ah, d'ale che bello. Fantastico. Qui. Oh, la chiave della cucina. Nice. Abbiamo già trovato la chiave della cucina, ma ci manca il resto. Punti relativi alla cucina. Mm. Jimmy ha rotto un altro mortaio. Ma se ho perla allora. Mm. Lady Arabella non sarà contenta. Che abbia chiesto uno nuovo. Lista della spesa. Farina, uova, latte, porri, patate carote. Ok, non so che cosa ci possa servire. Qui stava preparando il soffritto, probabilmente, non lo so. Andiamo, dobbiamo andare in cucina. Bloccata dall'altra parte, qua non si può andare. La cucina era. Ah, dobbiamo risalire verso l'entrata. Dobbiamo risalire verso l'entrata e accedere alla cucina. Che era la parte iniziale. Nel, nel, Nell'antro principale del maniero. Nell'androne principale, andiamo a sbloccare la cucina. Chissà che cosa ci sarà in cucina? Abbiamo anche degli indizi. Un salve, chi no? Buonasera, Splendori. Ciao Cipollotto del Nord, benvenuto, qua possiamo. No, è chiuso dall'altra parte. Lì non c'era niente. Torniamo qua, la cucina era là in fondo, giusto? Di qua a destra. Adesso che? Sblocca. Open. Eccoci in cucina. Oh, cos'è questa? Una benedizione religiosa, donata da Nicholas Owen. Ok, inquadrettata, proprio, c'è l'altarino proprio. Chi è Nicholas Owen? Vediamo qui c'è la dispensa, qui c'è il macinino. Qui ci sono dei pesi. Ah! Enigma. Enigma. Vediamo. Vabbè, ma se non ci metto niente qua sopra che enigma è, scusa. Cioè, io posso Non ho capito cosa devo fare con questo enigma, devo buttarli su a caso, cosa? E là ma non capisco cosa. Cioè, se dall'altra parte. No... Aspetta, aspetta, aspetta. Simbolo misterioso. Questo è un agnello, quindi è qualcosa di religioso sicuramente. Che non conosco. Che non conosco. Non è un indizio, va bene. Cammina piano la vecchia, eh, lo so, è chill. chill. Con LB si. Co... Madonna, si corre! Madonna, Nico Fader, mi hai svoltato. Esatto, sono i Lamb of God. Però quella, questo, non, pigiandolo, non parte redneck, quindi non. Come va la serata? Bene, bene. Sto cercando di capire, innanzitutto, se qui ci sono degli enigmi oppure no. Anzi, secondo me, no. Però vabbè, proviamo ad andare da questa parte della cucina, vediamo se troviamo qualcosa. La storia di Dartmoor tenuta dal nostro professore di storia naturale come un tempo la brughiera ricoperta di foreste e boschi maestosi i primi coloni arrivarono nella zona e abbatterono la maggior parte degli alberi per farne pascoli con l'aiuto del fuoco, grazie ai primi coloni eh, gruppo del sud ovest bene, questa è solo una conferenza eccolo qua il mortaio che ha spaccato quel cotechino mortaio rotto qui abbiamo kindling what is it? vecchia lettera Candidatura per studiare botanica presso la nostra facoltà di scienze naturali. Non ammettiamo né abbiamo mai ammesso delle donne a studiare al college. Ecco, state lì buone, mute, benvenute nel 1600. Quando è questa? 1853. Mamma mia. Razze evolute. La botanica è una scienza seria condotta nei laboratori delle aule. Sì, perché nessuna donna ha mai fatto nulla in ambito scientifico. Continuate comunque a coltivare il vostro hobby. Massaine, sembra dire questa, questa lettera. Le posizioni universitarie sono riservate a studiosi seri che apprendono nozioni da, da utilizzare per sviluppare una carriera nella sperimentazione botanica. Quindi se avete due cromosomi Y siete pari degli animali. Molto. Due cromosomi y, X. Fantastico. Bene, bei momenti di storia vissuta della nostra umanità, circa umanità. Cos'è questo? Uh, carissima Hazel, chi è Hazel? Ho raccolto per te alcune rose dal giardino per tirarti su di morale. Oh. Quando hai finito con la cucina, ti farebbe piacere incontrarmi nel giardino formale per una tazza di tè? Lo stagno è adolabile in questo periodo dell'anno. Il signor Bennett, ah, il signor Bennett ci prova. Bravo, bravo, ci piace. Ci, cosa? Cos'è che ho notato? Che sta bruciando una, una bandiera inglese? La pecora una bandiera inglese che brucia? No, 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 quella l'agnello che c'è di qua nella dispensa? No, credo che questo sia proprio il simbolo, adesso non, non, non ricordo, però è una roba religiosa, eh? non è il simbolo della bandiera inglese, quella roba lì è una roba di, di, di religione cristiana, credo, cattolica, non, non so se è solo cattolica o anglicana, visto che siamo in, nell'Inghilterra del 1800, non lo so, comunque è una roba religiosa. Qui oh, possiamo uscire adesso? Ok. Occiu. Tronchi di ciliegio di acero di quercia di betulla. Cosa dobbiamo fare con questi tronchi? Cosa. cosa... Co... Sono dei tronchi tutti colorati. Sul tavolo in cucina. Mi, mi, sono, mi sono fumato qualcosa dal tavolo in cucina, qui. Un'altra un anatra. Eh, questa è molto più stylish, però questa, eh! Molto, molto più stylish! Oh, cosa... Perché mi è uscita una A qui? Che cos'era? eccolo questo mi son bevuto Mannaggia, eccolo qui ricette castagne arrostite questa è una ricetta semplice perfetta per riscaldare le fredde notti invernali usare in qualsiasi castagna cibo facilmente reperibile difficoltà nel preparare le castagne è che hanno un guscio duro ma come accade per molte altre noci e semi è facile da aprire con l'aiuto del fuoco semplicemente le castagne in una padella sul fuoco aspettate fin quando non sentirete uno schiocco ciò significa che le vostre castagne sono ben arrostite pronte da mangiare Bene. Ed è un indizio questo. Vediamo. Sì, libro di cucina c'è sta. Ok. Quindi dobbiamo strinare delle castagne al fuoco. Qui c'è una padella, dobbiamo recuperare le castagne e probabilmente andrà messo sotto del legname, no? I suppose. Vediamo. Qui bisogna scegliere bene. Eh? Dobbiamo scegliere bene. Si affumica l'agnello? No, non bisogna. No. Allora, ho sbagliato. Va bene, intanto continuiamo con gli indizi: Home smoking and curing, Affumicatura. Oh, bene. Il tipo di legno da utilizzare nella fumicatura è di grande importanza. Nabacci, che non siete altro. <ride> Bruciare del legno proveniente da diversi tipi di alberi produce aromi molto differenti. Ciò è dovuto, ecco. Scegliete i tronchi da usare con cura, dice. Quindi, ecco, bisogna, bisogna stare locio Non fate casino, ecco. Esatto, esatto, esatto. Quello lì, quello lì, quello lì. Vediamo, qui possiamo entrare. Siamo in un capanno... Ui là. Ma... Sì, c'è cos'è sta roba? Cibo affumicato. Che possiamo ingrandire. La, le luci flickerano in una maniera disturbante. Qui c'è... Ah. Qui possiamo... È un affumicatoio. Quindi possiamo metterci dentro de de della roba anche, no? Però non posso prendere nulla. Hm qui c'è solo questa salsiccia vediamo qui non c'è altro vediamo no il libro qua l'abbiamo preso l'abbiamo ispezionato qui c'è solo la legna che però non so quale prendere giustamente quindi c'è quel quadra che mi sfugge c'è quel quadra mi sono perso un quadretto sul muro qui nell'affumicatoio c'è niente qua. Mm. No, non c'è niente qui. In casa probabilmente. Ah, sarà quello là? Sarà questo? Eccolo qui. The Ancient Oaks. Quindi sono le querce. Mm. Mm. Gli alberi del bosco di Wistman. Questo nome ricorda Qualcosa, quindi querce ce l'abbiamo fuori il legno di quercia? Presumo di sì, giusto? Allora là, tronco di quercia ce l'abbiamo. Cosa ne devo fare io adesso di quel suo tronco di quercia? Dovrò metterlo sotto. Dov devo affumicare. Devo affumicarlo. Aspetta, minute. Allora, uso gli indizi. Dunque, teta. Eh, non li, insegni, non li ho inseriti tutti, come faccio a usarli? Allora... Ups, aspetta un attimo che ho schiacciato il coso sbagliato. Biblioteca, secondo piano, come inizio? mulino. Eh, eccoci qua. Qua c'ho altra roba da mettere sicuro, libro sulla fumicatura e poesia. Qua nella stanza della servitù... Mm. Non so se ce li ho dentro. No, di sicuro ho sbagliato qualcosa. Queste sono tutte robe che non servono a una cippa. Inserisci così ci ragioni bene. Sì, ho inserito tutto quello che potevo inserire, ma probabilmente alcuni, alcuni no. Alcuni no. Allora. Aspetta un attimo. Poggia qua un attimo il ciocco di legna qua. Allora, questo ci chiedeva la fumicatura e la stagionatura, bisogna usare il legno giusto, ci dice lui. Ok. Dunque, il legno giusto dovrebbe essere quello di Quercia perché è quello che nella canzone, nella, nella poesia... Ma cos'è quella A che ogni tanto viene fuori? Cos'è? Cos ah, mi sono chiuso fuori. Ok. Questi qua sono tutti legni. La porta, ok, perfetto. Qui c'è il bigliettino romantico. Qua non posso andare da nessuna parte, quindi le informazioni in merito a questo sono, sono quelle, punto e basta. Qui abbiamo detto che c'era il, il rifiuto, la lettera di rifiuto. Questa è ancora la storia di Dartmoor. Qua c'erano le, le, le ricette per fare le castagne, qui c'era la dispensa, qua c'è un pesi contrappesi che non so come, non penso di poter utilizzare in questo momento. Mi viene un dubbio in questo momento che, che io non debba essere qui in questo momento ma debba essere dall'altra parte nel giardino. Vediamo. Perché mi aveva portato in cucina. C'era ancora della roba qua. Qua davanti. Qua c'era sempre la solita porta, questa era chiusa. Qua c'era solo il robo del soffritto e basta. E questo qua era la lista della spesa. Basta, non c'era altro. Hmm. Mi sono perso qualcosa qua in giro, forse. Nel corridoio vicino all'ingresso? Ma vicino all'ingresso del maniero? O vicino all'ingresso della cucina? Mi sono perso qualcosa, sicuro. Avrò lasciato un indizio sulla parete del... di qua? Questa la sala pittura era chiusa. Questo, ecco i pirofili, eccolo, le piante pirofile, una delle forze più devastanti in natura. Alcune specie del regno vegetale si sono evolute per adattarsi e prosperare in presenza di fuoco. Ad esempio, nelle aree in cui si verificano frequentemente incendi boschivi, le pirofile hanno imparato a utilizzare il fuoco come parte cruciale del loro ciclo di vita. I loro semi contengono principalmente gusci duri, alcune pirofile fioriscono solo se circondate dagli aromi del fumo del loro habitat naturale. Quindi nell'affumicatore dovremo mettere la pianta in questione. Allora, allora, dov'è che era il vasellame per poter fare tutto il nostro lo intruglio? Perché il seme adesso l'abbiamo preso. Quindi, vabbè, vado qua all'ingresso, che qua c'è. Eccolo. Allora, vaso. Questo. Lume di cenere. bagniamo. Ok, ciapa. Andiamo all'affumicatore. Che è in cucina. Quindi non sulla terrazza sul retro, ma di là. L'affumicatore che. Aspetta. Eh, prima era qua. E qui. Eccolo. Perfect. Ma non è finita. Ma non è finita. Perché? Questo è solo il germoglio. Poi devo farla crescere completamente. Quindi devo andare qua, mettere qua nel sottovaso e dopo devo buttargli su dove ho lasciato il coso di quercia? Qua. Devo chiudere? Oh madonna. Perfect. Le sono botanico questa sera. Grazie gachino. Eccolo qua, Lilium vivificum. Il plume di cenere è un pirofilo, evolutosi per sopravvivere a violenti incendi e e boschivi. Il suo seme si apre in, qual in caso di calore estremo, successivamente il fumo di quercia proveniente dal suo habitat indica che è possibile sbocciare in sicurezza. Qui c'era l'altro indizio che era questo sui pirofili. E l'ultimo indizio mi sa che me lo sono sdrumato da qualche parte, quindi non, non, non so che... Consegna in Guardiola. Zio Pera, va, a corsa. Hai mai provato Blixword DX? Un sol sesomestrico pixeloso artisticamente super ispirato. Si trova su PC a picchissimi euro. Come le sta sembrando questo, questo titolo? Ciao, Nicrower. Molto bene. Sì, faccio live anche su Twitch. Il Cipollotto del Nord sono in contemporanea sia su YouTube che su Twitch. Quindi quello che vedi qua lo vedi là. Uguale. Uguale, uguale. Dobbiamo andare in Guardiola. Andiamo in Guardiola, manetta. Aspetta, la guardiola era di fuori. Vai, 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 vai. Senti che musica incalzante. Potrebbe non essere vero, però... Andiamo a prendere la cosa alla guardiola. Dai che era là in fondo. Dai, 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 dai. Corri. Corri, dov'è la? Che? Ops. Orshard. Il frutteto. Oh, chiave del frutteto. Dove cacchio era il frutteto? Ho dimenticato dov'è il frutteto. Dov'era il frutteto? Allora, non qui di sicuro. Ci abbiamo un altro... Ah, che qua. Cara signora Green, siamo lieti di consegnarvi la nuova chiave per il cancello frutteto. Ci auguriamo che il cancello vi sia piaciuto. Come il cancello vi sia piaciuto? E non esitate a tornare a richiedere il nostro aiuto qualora abbiate bisogno di ulteriori lavori in metallo. Ah, sono bastilani questi. E batto il ferro. Bastilani e batto il ferro. Ciao a L'altro indizio è il quadretto del Vexram... Ah, che probabilmente non ho visto la mappa del libro c'è la mappa nel libro sì stavo riflettendo dove cacchio fosse allora andiamo qua nelle mappe eccolo qua il frutteto è al 5 quindi dal ah maniero a sinistra quando arriviamo dal maniero la porta a sinistra che non abbiamo visto perché noi siamo entrati nel maniero anzi maniero e destra noi dobbiamo andare di là di qua Truca, eccolo qui. C'è altra roba qua in giro? No. Cucù. Apriamo il frutteto. Bello questo glicine. Petali particolari. Molto figo. Eh, lo so. Lo so, Clara, lo so. Te lo faccio asmr? Se te lo faccio asmr è un casino. C'era nipote. Ho raccolto una selezione dei miei giocattoli e dei miei libri preferiti, tra cui il mio amato Piggy. Consiglio vivamente delle filastroche. Sono divertenti ed educativi anche se non mi offenderei dovessero far addormentare il piccolo. Con tanto affetto. Zia Arabella. Nota per Florence. Primo indizio: il guanto di lupo. In cima su una montagna dura da scalare, cresce un fiore difficile da afferrare. Il suo fusto delicato e luminoso sibila al vento con vigore poderoso. Gli scalatori si inerpicano, stanchi, ascoltando il suo fischio, mentre dai fianchi cercano la strada tra la neve per raggiungere la vetta con andatura lieve. Sentono il guanto di lupo ululare a ogni istante, forte, chiaro, fiero e rombante. Li guida attraverso ignoti sentieri, conducendoli alla cima come veri pionieri. L'asmr con la voce. No, non ti faccio l'asma, così perché mi fa venire lo, scorbo, lo scorbuto. Scusa perché sennò no poi mi rimproverano per l'accento. Te lo faccio in versione lettura tramite Audiolibro. Ciao Fabio. Allora, qui, oh vabbè, prepariamo già la, la terra qua dentro. Ci manca il seme, dobbiamo andare a vedere dove è il seme. Andiamo a raccogliere il seme. Qui c'è roba che flickera di brutto. Cos'è questa? Un campione di cellule. Vetrino per microscopio. Schizzo. Silene rosso. Che mm. è questo? Foxglove. Eh, è il, nostro, il nostro. Ah, la digitale, la digitale. La pianta velenosa, comunque, la digitale. Se non ricordo male. Allora, cos'è tutta questa roba? Questa è felce. Ok. Felce della culla. Campanella blu, campanula. Ok. Pixie Tears, Lacrime di Fata, Spring Dance Shrub, Arbusto della Danza Primaverile, piante che ignoro, Primrose Primula, ok, qui non devo farci nulla, c'è un microscopio che però non posso usare, credo, tintura di iodio, ci sarà il rapporto anche qua, perfetto per preparare le slide di microscopio, io avevo un microscopio con la tintura di iodio, adesso mi... La buccia profonda da audiolibro è già meglio, va benissimo. Allora, cloroplasti. Mm. Dei piccoli organelli all'interno delle cellule di una pianta. Hanno il compito di catturare la luce del sole e convertirla in zucchero attraverso la fotosintesi. Si sai, menor, sì. Con la parola Guardiola mi è tornato sul servizio militare del 94, in Guardiola. Non tutte le piante possiedono i cloroplasti, alcune piante fanno affidamento su materia organica per ottenere energia, non effettuano la fotosintesi, hanno perso i loro cloroplasti nel corso del tempo e si sono quindi dovute adattare per ricavare energia assorbendo gli zuccheri attraverso le radici. Si consiglia quindi quando si coltivano queste particolari piante di aggiungere una certa quantità di zucchero al terreno. Quindi le, le piante con i cloroplasti hanno i cosini verdi nell'immagine, mentre noi qua abbiamo visto che qualcuno non ce l'ha. Tipo questa. Le lacrime di fata non c'hanno i cloroplasti. Teniamo a mente. Non so se servirà. Teniamo a mente. Qui c'è altra roba. La lettera della signora Rabella. Grazie. Mm -hmm. mm. Il buco del prete in casa vostra. Non so di che cosa si tratti. Storia dell'Inghilterra. Ah, eccolo qui. Nel Medioevo, durante il regno della regina Elisabetta, i cattolici erano perseguitati dalla legge. Alcune famiglie costruivano stanze segrete nel caso in cui avessero avuto bisogno di nascondere un prete. I buchi del prete. Di Nicholas Owen, ah, quello che ha il coso in cucina, la, la, la preghierina in cucina. Solo il proprietario della casa e lo stesso Nicholas ne conoscevano l'ubicazione. Per questo motivo si pensa che ancora oggi potrebbero esserci molti buchi del prete da scoprire in tutta l'Inghilterra. Vuoi vedere che c'entra quell'agnello? L'agnello di, di, di. quello che avevamo visto in cucina? Lì dietro, magari c'è un. Video delle pecore. Salve, ciao cara. Ti immagini se viene qua di corsa e mi mangia la faccia subito. È il momento doom. Andiamo. Qui c'è una mela. Vuoi una mela? Qui siamo sempre a Rabella. Una, una persona che conosciamo entrambi mi ha detto che stai, stai avendo difficoltà a far vogliare il plume di cenere. No. Ti sei assicurata che ci sia del compost fresco nel vaso. I semi più ostinati spesso ne hanno bisogno per crescere. Quindi abbiamo anche degli, degli indizi, si può usare il compost, quindi... Potting soil, questo è un... Ah, eccolo qui. A volte ho bisogno di aggiungere ulteriore nutrimento al terreno, ho scoperto che le seguenti quantità funzionano meglio con i miei diversi vasi. Quindi a seconda della... Ah, ecco, fila 1, fila 2, fila 3, con le varie dosi. E qui, ah, eccolo. Lacrime di fata. Mm. E questa qua, ovviamente, non c'ha quello che ci serve a noi. Allora, libro sui cloroplasti, sicuro. Note per invasare, va bene. Vetrini per il microscopio, sì. Fila, strocca, sì, ci manca ancora qualcosina. Dobbiamo andare, ecco, comunque dobbiamo fare quella roba qua. Devo ricordare il peso del vaso? Il peso del vaso... Aspetta però. Eh, ma non so che, 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 che vaso c'ho io di là. Scusa, eh. Ce l'ho qua. Allora. Ah, siamo nella fila... Fila, inteso come colonna. Cosa... Va bene, allora aspetta un attimo. Lacrime di fata, il vaso... Cos'è questo? Ok. In teoria adesso devo bagnarlo. Basta. Ok. E ci siamo. Poi... Devo guardare il vaso. Devo, devo ispezionarlo quindi. Ci sarà scritto qualcosa... Non c'è scritto niente. Mm. devo guardare il vaso a proposito di pecore ricorda il peso del vaso che senso a proposito di pecore pecore era qua nel foglio Ah, nel foglio di là sì ho capito nel foglio di là ma quanto pesa questo ah, 97 grammi 97 grammi guardavo ci fosse scritto qualcosa invece è il terzo prima fila terzo Prima fila al terzo sono 97 grammi. Ok, e è l'ulteriore nutrimento al terreno. Quindi mi servono 97 grammi di quella roba qua. Qui c'è un, una beuta, ci sarà della roba. Cioè, come, come, come faccio a buttargli dentro la roba? C'è una bilancia in giro? 97, comunque. Vediamo se troviamo qualcosa che ha a che fare con il 97. Ecco. Questo era quello del guanto di lupo, che avevamo già visto la filastrocca. Ok, posso... No, compost bin qua non mi, non mi fa fare un tubo. Bagnare l'abbiamo già bagnato, questa qua è la pianta. Allora... Questa è quella dei vetrini. E ok, mi serve qualcosa per pesare... Aspetta. Mosaico del frutteto. C'è un mosaico. Vabbè. La bilancia c'era in cucina? Ah, beh, certo, certo, c'era la bilancia a pesi. Eh, 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 eh. Però era in once. Che menata! Devo fare le conversioni adesso? Aspetta, aspetta. Le lacrime di fanboy. <ride> buon travaso e buon resto della live. Grazie mille, Clara. Buonanotte, caro. Lascio perdere la bilancia, cioè ditemi, 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 guarda, l'appoggio qua, eh. Allora, dovrò restare nel frutteto per forza. Allora, aspetta un attimo, come mai qua già il germoglio si è chiuso? Prima non era così, però era più, era più aperto qua il germoglio. Ecco, perché se lo... Ah, ho sbagliato, aspetta. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ok. E ci siamo. 94. No, 97. 97 grammi. Dove cacchio qua si apre? C'è qualcosa. 97. E ci siamo adesso. Eh. Ora, no, un libro. Frutteto storico. Non dice nulla. La solita panchinazza. Ah, lo qua. Porca, questo è un torchio. Quindi devo schiacciare roba. E qua devo metterci qualcosa. Quindi, questo è il. Devo, devo spremere delle robe e versare il contenuto qua dentro. Qui ci sono delle piante anche abbastanza brutte. Per estrarre dei nutrienti, forse. Vediamo qua ci sono per il sidro. Mm mele per il sidro mi sta venendo sete in questo momento adesso un bel sidro ci starebbe assolutamente bene vediamo Adele. allora qua cominciamo cominciamo a entrare nel dettagliato eh allora. dunque qui c'è anche delle mh, basso contenuto di tannini o alto o medio basso contenuto di Qui dobbiamo leggere per forza le, 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 quello che è richiesto dalla pixie coso perché qui ci sono diverse ci sono delle diverse mh, tipologie di mele che forniscono diversi benefici qui ci sono le qui ci sono le tipologie di mele devo sapere di cosa ho bisogno per la mia per il mio per il mio per le mie lacrime di fata mm. Sì, devo arrivare a 97 sommando. Sì, però a prescindere di quello ci saranno anche delle varie combinazioni, no? Cioè penso di riuscire a arrivarci in diversi modi. No? Cioè se devo arrivare a 97 allora 57, ecco, potrei prendere Knobby Rasset, Kingston Black e Lord Pecover per arrivare a 97 spaccati. Andrà bene? Bleh. Non lo so. Vediamo. Nobby Rasset, Kingston Black e Lord Peckover. Vediamo. Nobby Rasset è quella tutta tutta sbignocata. Ecco, aspettate. Dov'era quella che le... Eccolo qui. Questa è la Nobby Rasset. Quindi la posizioniamo qua. Buona. E la Nobby Rasset era quella lì. Poi c'era la Kingston Black e quella rossa. Tipo mela, mela di Biancaneve, è questa? Credo. Va bene, ispeziona mela, dice mela. Bene, non mi dà non mi dà molti indizi. Va bene. Kingston Black. E poi c'era la uh, Lord Pecover che sembra un tipo una pesca fatta strana. È questa? Può essere? No, questa è la Seamless Delight. Quindi le mia chela. Lasciala giù. La, se la le. Eccola qua. Questa. Sì, l'RT zoom, ma non mi dà, non mi dà niente, nessun'altra informazione. Allora, questo è quanto. Però, prima di struccare, devo mettere la pianta qua. Quindi devo andare a prendere la pianta, spremere quindi io ho tutto il ragionamento di fisime mentali in merito ai tannini in cose... Ma chi se ne frega? Tannini alti, medie, bassi, eccetera, eccetera. Eccoci. Strucco. Splash. 97 grammi. Guarda lì che roba. Meraviglia. Ma che bei fiorellini. E arrivano le farfalle. Che magia. Fantastico. E ora? Completato. Bello. Bello, lacrime di fata. Non contengono più cloroplastiche, sono gli organelli responsabili della fotosintesi. La filastrocca è un indizio per un'altra pianta? E immaginavo perché era la Wolf... Wolf... Guanto... Guanto... Sb... Ma porca la miseria. Ma scusa un attimo, ma... Cioè, ma gli indizi io una volta che li ho inseriti... Non posso leggerli, scusa. Cioè, mi sembra un po' una menata, scusa. Cioè, ok questi qua ah, questi erano gli indizi del capitolo 2 questi sono gli indizi del capitolo 3 ecco il guanto di lupo è questo qua quindi io dovrò mettere la filastrocca tipo qua dentro ecco e qua non c'entra la mazza ecco è eh, chiaro 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 ecco il perché buona e eh, ho completato questa quindi adesso mi servirà quell'altra e eh, ti dice solo dove si trovano. Eh, ok, ok. Quindi una volta che li ho presi o vado a rileggermeli a mano, altrimenti te salude. Esatto, esatto. Molto probabile che sia così. Mm, ecco il perché, ecco il perché. Bene, dunque, e questa era una. E abbiamo sbloccato quella lì. Adesso ci sono farfalle dappertutto, quindi è probabile che qualcos'altro mi si sia sbloccato da qualche altra parte, no? O devo andare a cercare i buchi del prete, lì, quello, i fori del prete, per andare a vedere se, se, se c'è in giro qualcosa di nascosto. Perché la prima pianta l'ho fatta, ma mi manca l'altro seme. Ah, posso andare su di qua, certo. Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è questo? Riparazione del tetto della torre del vostro giardino, Willy, il costruttore. Uh... Potrebbe essere sfuggito alla vostra attenzione che la torre del vostro frutteto è nota alla gente del posto col nome di torre turbolenta. Si verificano fra le mura dei fenomeni di poltergeist. Ah, la leggenda dice che ci sia uno spirito malvagio che fa battere venti feroci a chiunque osi entrare nella torre. Mamma mia, non voglio provocare l'ira di questo fantasma e non andarci nemmeno tu, ma noi ci andremo. In, in barba alle raccomandazioni di Willy che odia gli scozzesi più degli scozzesi. Allora... Allora, qui c'è. Oh vai verso l'altro. Qui c'è la, uh, un anemometro. Posso. C'è qualcosa da fare? No. Basta. Anemometro. Va bene. Qui si va su. Qua si va su. Mamma mia, se scricchio la torre. Aspetta un attimo, andiamo prima di là. Vediamo se qua c'è qualcosa. Voi oh là. Ok, qua c'è il, 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 il momento invaso. Qui. Esplorazioni alpine. Ah, abbiamo delle velocità Monte Bianco, Cervino, Jungfrau Zugspitze Eiger, Watzmann Monte Weishorn Trinklaf, Gran Paradiso e Monte Ventoso hm. velocità del vento e pressione servirà qualcosa sicuro per il prossimo test 1 di 6 ah, qui ci sono tutta una serie di test da fare Hmm. E si è rotto l'anemometro, dice. Non so come il mio anemometro si è rotto. Spero che non ci siano davvero dei fenomeni di poltergeist nella torre. Ok, quindi... qualcuno ha il sospetto. Possiamo entrare... Ah, qua c'era la chiave. Qua posso aprirla adesso? Oh là. E qua c'era la chiave che avevamo prima. Painting Room. Ok era quella per le lacrime di fata quindi probabilmente il nostro prossimo obiettivo eccolo lì la stanza della pittura qui appunto ci dice ho già scritto al muratore nella speranza e voglia venire a risolvere la questione la scalinata dell'orangerie che cos'è un'orangerie voi che siete persone acculturate potreste informarvi e dirmi di che cosa si tratta quando si parla di orangerie perché mi sento un po' una piccola Dannetti Golding ci stiamo facendo bellamente i cavolacci nostri eh, siamo arrivati sulle Alpi ok ieri ci siamo persi durante un'escursione ma abbiamo sentito uno strano sibilo seguito il suono ben presto che proveniva da un minuscolo fiore se tu ci fossi stata lì solo per dirci che tipo di fiore poteva trattarsi quindi c'è un fiore che eh, sibila probabilmente che sarà il nostro prossimo obiettivo che sarà nella... Painting Room, che si trova qua. Aranceto tipo, ma sai che non lo so... Quella, che bella stanza, che bei colori alle pareti. Qui abbiamo una, una, una planimetria. Planimetria del maniero. Dobbiamo andare su ancora in cima alla torre, eh? che non ho capito bene di che cosa si tratta, ma la chiave che abbiamo trovato ci portava qui. Quindi qualcosa qui ci sarà. Qui, poesia scartata. Ci sono dei. Delle... Qui c'è una lettera d'amore, un'ode. Qui una tavolozza con dei quadri. Mm, dipinto botanico. Non si sa di che cosa si tratti esattamente. La vostra proposta di ricerca sulla struttura delle piante costiere di notevole interesse. Non abbiamo intenzione di finanziare un piccolo progetto come questo, ma forse, se siete riusciti a lavorare in campo botanico, potreste assistere il professor Montag eh. Raccomando di leggere Botanica per signore, Madonna mia, che, 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 di John Lindley, un, un libro molto semplice per lettori poco eruditi, beri che mia. <ride> Ho sentito dire che è molto adatto alle donne perché parla di una madre che desidera spiegare le piante ai suoi figli, che bello. Perfetto dei, dei trogloditi Madonna. Allora, i camuni praticamente gente uscita dalle caverne 1860. Le badilate. Ah, eccolo, perfetto. Ecco, è arrivato il nostro Monaco Birraio che ci ha fatto un excursus sull'Orangerie. Siete pronti? Il giardino d'inverno o aranciera, dove si mettono gli agrumi per farli crescere nel periodo invernale, quindi una serra per agrumi, l'Orangerie. Ecco qua. Grazie mille per l'informazione Monaco Birraio. Sono veramente molto. Mi sento arricchito adesso. Vi sentite arricchiti voi adesso in chat? Grazie. Sentitevi arricchiti e gioite di questa. Ecco, sì, il maschilismo. Forse, ma guarda, non credo neanche il maschilismo. Anzi, credo sia più una denuncia, fra virgolette, a quello che era il mondo della scienza generale. Ma c'è cioè anche il mondo in generale di quell'epoca, che era abbastanza. Poco, poco più che gente scesa da poco dalle piante, ecco. Mi chiedevo se potessi raggiungere il signor Bennett. Mm. Ok, una nuova bilancia. Ok, qui si parlava di una nuova bilancia. E qui, simbologia. Mm. Uno studio all'interno del quale il lettore esigente troverà un resoconto storico dell'uso dei simboli religiosi e folcloristici dell'arte di tutto il mondo. Ecco, e lì, ecco. Agnus Dei. Eccolo lì. Cattolicesimo.6, che è quello che serve a noi. Allora lì, Agnus Day cattolicism quindi è un simbolo della, della cristianità, in generale direi. Non so se adesso questa cosa mi serve nella fattispecie per la cucina, però probabilmente ti dicono, eh, ti devi prendere la bilancia, qua ti manda in cucina dove c'era il coso con la bilancia, probabilmente ci sarà, si sarà sbloccato qualcosa, non lo so, dubito, però. Proviamo, proviamo ad andare a vedere in cucina se c'è qualcosa, altrimenti bisogna saltare sulla, saltar su sulla torre. Vediamo se troviamo qualcosa, magari nella cucina, che era tipo, uh, no, era di fuori la cucina, se non ricordo male. Aspetta, né, perché adesso mi sto un attimo perdendo. Era qua dietro la cucina, eccola. Ecco, qua c'era, eh. questo qua è sempre qua, ma non ci si fa nulla. Qui ci sono tutte una sorta di pesi da applicare, ma non so in che modo vadano applicati, quindi c'è mica tanto da fare qua. Grazie, ora se becco la definizione su qualche cruciverba lo saprò. Benissimo, Nico Fede, grazie mille per aver apprezzato. Sono contento tu abbia apprezzato. Che non si dica che qui non si fa della cultura, eh? per cortesia. Non è che io stavo pensando che fosse magari questo, il buco del prete che parlava, però da questa parte... Non sembra. Dove va questo buco? Ma va nel sottoscala questo buco, scusi. Chi ha progettato quel foro? È per il buco del prete. Se guardi sulla bilancia, c'è un meccanismo di sblocco. Vediamo. Sulla bilancia. Sulla bilancia. Beh, qua non c'è niente. Cioè, posso utilizzare questi pesi. Ma non so se effettivamente questa carrucola ha un significato. Non, non, magari devo tirarla giù e poi si sblocca qualcosa. Metto tipo i pesi più pesanti e veder se scende abbastanza per poter... Non è che mi si sdruma la bilancia e poi sono nelle, nelle canne. Vediamo. Qua... No. Ho messo tutti i pesi più pesanti che avevo ma non si è sbloccato niente. No, no, noise, no, no, no. Quello è Bottani Menor che è un'altra roba. Anzi è Bottani Menor che <ride> Facciamo dell'umorismo spiccio per tutti coloro che hanno questo tipo di confidenza. Eccoci. Ehm, dobbiamo, credo, trovare qualcosa in questa stanza. Perché l'unica che ci aveva dato è forse devo usare la torre. Infatti, secondo me, bisogna andare di là. Secondo me bisogna andare proprio di là. Allora, aspetta. Questo era di qua. Adesso vado di qua. Giro da questa parte. E qua c'è la torre. Ok. Qui c'erano tutti i venti però. Aspetta, minuto. Aspetta. Dove era la, la, la descrizione con i venti? Eccola qui. Questa. Dunque, test 6 su 6. C'erano aperte le due sotto. Le me metà sopra. Con la centrale chiusa. Ok, 25 piedi al secondo. Al quinto piano. E poi si è rotto l'anemometro. C'è l'aiuto della filastrocca delle montagne. Sì, ma devo andare a rileggerlo. Aspetta. Andiamo su quantomeno. Primo piano. Allora, primo piano, tutto aperto. Secondo piano, tutto aperto. No, ho sbagliato. Zio Pera. Adesso andiamo a recuperarlo. Eh. Terzo piano era chiuso. Siamo chiusi. Quarto piano era aperto, solo quello di destra. Ma porca paletta. Sono io che sono un pirla. Scusate. Niente, non ce la posso fa'. A questo punto, già che sono qua, vado, vado a vedere la filastrocca perché è sicuro che su in cima, poi, alla fine, mi dice: Ecco, la filastrocca ti, ti diceva di controllare sicuro, guarda, andiamo a controllare la filastrocca prima, perché non riesco ad accedere a, in, questo, in questo caso. Allora la filastrocca era... no, non era qui, era qua dietro. È questa qua. Ecco. In cima su una montagna dura da scalare cresce un fiore difficile da afferrare. Il suo fusto delicato e luminoso sibila al vento con vigore poderoso. I scalatori si inerpicano stanchi ascoltando il suo fischio mentre dai fianchi cercano la strada tra la neve per raggiungere la vetta con andature lieve. Sentono il guanto di lupo unirare ogni istante forte e chiaro fiore rombante li guida attraverso ignoti sentieri conducendoli alla cima come veri pionieri questa è la filastocca e basta che non vuol dire una cippa però mm. serve qualcosa la torre sicuramente Qui è quando si parla di... Sì, ci sono i venti delle montagne sopra, ma non viene fatta menzione di nessun... Cioè, o forse devo prendere quella più alta? Cioè, um, era questa qua. Cioè, devo prendere il vento più forte di tutti? Quindi dovrei prendere tipo il Zugspit? 55 piedi al secondo. 990 millibar. Cioè il più forte, o forse il più alto, cioè, non lo so. 55, metti che sia 55, 55 vuol dire che devo andare. Qua non c'è non c'è un, una mazza. cioè Al quinto piano io dovrei andare. Cioè, il più in alto di tutti è al quinto piano. E ha ecco quella velocità lì: 25 piedi al secondo arrivando al quinto piano, perché la filastrocca diceva quello più in cima. Se invece dovesse essere quello più veloce, è senz'altro quello da 45 al quarto piano. Quindi sono diversi. Non lo so. No, è 50. 50 al secondo piano. È, quella, è quello più forte. Quindi è aperta, aperta, cioè dall'alto al basso è tutto aperto, chiuso, tutto aperto, tutto aperto e solo metà. Ok, teniamo questa. Metà da partendo dal basso, metà aperto, aperto, chiuso, aperto. Proviamo. Vediamo come va. Allora, qui l'anemometro sta anemometrando. Ma non c'ho la... la, 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 la... Non, non mi dice quant'è, però. Perché manca la tacchetta? Vabbè. Allora, cominciamo a andare su. Proviamo. Aperto. Aperto. Adesso mi sta venendo il dubbio. Chiuso. Era solo metà al primo piano. Mi sto confondendo. Quello basso era aperto solo a destra, ok. Quindi era quello in alto, era tutto aperto. Alpinista. Anemometro rotto, qua non mi dice niente, non, non ho la lettura. Cioè, va, a cannone adesso, si sente un bordello. Non mi ricordo se era. Allora, dall'alto al basso era. Aperto. Chiuso, aperto, aperto, metà. Questa chiusa. Aperto, chiuso. Aperto, aperto e metà. Manca solo metà. Esatto. E questo metà. Così. Giusto? Era così. Adesso devo andare su in cima quindi? C'è il vento più forte è su in cima? Forse sì. Vediamo. No, dava al quarto piano, giusto? Al quarto. Mi dava al quarto piano. E la pianta? E dove è la pianta? Ah, certo, non ho... non ho ancora trovato la pianta. Che pirla. Non ho mica trovato io il seme di quello nuovo, eh. Mica trovato. Devo ancora trovarlo qui. Non l'ho mica trovato. Qua non c'era. Ok, qua era giusto. Era come l'immagine. Qua non c'era niente. Eh. Cioè, io la, 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 la pianta nuova mica l'ho trovata. Qui c'era il. Il dettaglio lì della, della che diceva che c'era questa pianta in cima alle montagne. E se. Ecco. Ci siamo persi durante l'escursione e improvviso non abbiamo sentito lo stramosibilo sibilo. Eh, ma dov'è il, il seme del. Da ste scale sei sceso è rotta la scala lì. Da lì la scala è rotta. Eh? Rivedo l'immagine della torre. Va bene. Ma per me è in giro da qualche parte, mi sono bevuto il sacchettino dove c'è la torre. Aperto, chiuso, aperto, aperto, metà destra. Aperto, chiuso, aperto, aperto, metà destra. Buon, perfetto, no? È giusto. Cioè, al secondo piano 50 piedi al secondo. Al secondo piano, quindi la, 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 la pianta sboccerebbe al secondo piano, solo che non trovo dov'è il seme di questa della seconda pianta. Qua si può andare che sia lì sotto il seme della seconda pianta, ah, è lì. Zio pera! Guarda là che cosa c'è. L'agnello. Il, il, allora, devo andare in cucina per passare di qua e prendere il seme, capimmo? Quindi è. No, il seme è qui, eh? Ah, che è lì? Guarda che è lì il sacchetto che brilla. È quello lì. Quindi devo passare dalla, dalla porta del, dell'agnello che c'è in cucina. Quindi devo capire come arrivare di là. Cioè, come, come aprire la porta dell'agnello. Che è un po' un casino, perché non so come si fa. <ride> come Faccio aprire la porta dell'agnello, che c'è solo la, 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 la bilancia. O anche lì mi sono perso qualche indizio, sicuramente. Qualche. Eh, si complica qui l'affare si ingrossa come dicevano, e... qui niente perché questa era la, la, la soluzione dell'altra roba, mm, porca paletta, qua c'era solo quello del sidro, quindi non c'entra nulla, questo era solo quello dei dei c'era questo puzzle che non so di che cosa si tratta: il mosaico del frutteto. Devo pesare gli organi del prete come gli egizi con la psicostasia della pesa del cuore? <ride> credo di no, credo di no. Qua avevamo praticamente trovato tutto. Come si farà? La chiave è sbloccare l'agnello. È sbloccare l'agnello capire come si faccia a sbloccare l'agnello questo è il frutteto l'agnello era in cucina ma devo avere un peso un peso specifico da mettere sulla bilancia forse la preghiera la preghiera che c'era in cucina del ah sì certo può essere Certo, certo, potrebbe benissimo essere quella cosa lì. Petane, adesso non mi sarei più dove la cucina. Qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ciao Alo, grazie. Grazie per essere stato con noi. Allora, eh, ricordatevi l'anno di costruzione perché essa, amici, è la chiave. Quindi, come porto sicuro per la loro nave. Coloro che cercano il Signore come porto sicuro per la loro nave, ricordate l'anno di costruzione. L'anno di costruzione? L'anno di costruzione del maniero? La miseria, dove devo. <ride> Mi sembra un po' di. cioè. Ci sarà un anno da qualche parte segnato. L'anno di costruzione della casa. Ci sarà da qualche parte. Aspetta, il, la, la mappa, la planimetria, la planimetria, la planimetria. La planimetria nel, nella, nella cosa lì, nella stanza della pittura. 1593. 1593, quindi adesso si va in cucina, metti 1593 sulla bilancia. Andiamo. 1000. 5. 90. There we go! Che soddisfazione, che soddisfazione. Oh, bene. Bellissimo, comunque, questo passaggio, eh, carino. Carino. E quindi adesso di qua siamo dove avevamo visto prima. La preghiera svoltato di brutto. Qui c'è un manoscritto. Mmm. R. Blount, una gradita tregua al consueto piatto di porri e fondata del fratello Michael. Più sinceri ringraziamenti, un santo per i nostri fratelli e sorelle che cercano rifugio durante le notte delle norme della regina Elisabetta, di Re Giacomo. Quindi, siamo al tempo delle persecuzioni, diciamo, dei, dei cattolici in terra inglese. Un'altra papera. <ride> Eccolo. Vediamo che cosa. Oh! Eccoci qua. Eccolo. Guanto di lupo! Eccolo! E questo ha bisogno di vento. Quindi vediamo che cosa c'è in giro. Ah, qui cosa c'è? Oh mamma mia! Si riunisce ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle 18 in punto. Vendita annuale di libri. Società delle scienze botaniche non sembra esserci nulla di che. Qui cosa c'è? Delle monete? Lady Mountaineers Club. First outing 1858. Donne alpiniste. <ride> Mi sa di no. Aspetta, eh. Qua c'è tu Rafel. Souvenir de Monochansion. Ma qui sono dei monti tutti questi. Ah, allora c'era un nome da qualche parte: Faisorn, Switzerland. Gran Paradiso, Italia 1885. Innsbruck, Österreich. Moneta, ricordo. Queste monete ricordo, 1858 il Gran Paradiso? No, 1885. Torre Eiffel? no. Deve esserci qualcosa legato al 1885. 1865, First Summit. Allora. Buonasera, Daniele Onofri. Quel quadretto che è le, 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 le tizie qua la prima uscita al club delle donne alpiniste che hanno fatto la prima uscita nel 1858. Qui è quello della Tour Eiffel, non dice nulla, però non so quando sia stata eretta la Tour Eiffel, abbiate pazienza. 1865, prima scalata. Ecco, dice prima scalata è il Cervino nel 1865 che si è riferito alla prima scalata? non lo so Weisshorn Svizzera e qui il Gran Paradiso Italia 1885 forse ti dà un ordine di... di, di... quindi l'ultima è Innsbruck quindi l'ultima che hanno fatto quello del club delle alpiniste è Innsbruck e quindi dovremmo vedere quale delle vette corrisponde a Innsbruck? Aspetta, che qua c'è altra roba. Vado. aspetta Dobbiamo trovare 1858 allora. Scoprire quella che è. Monte Bianco. Ma niente. Haiger. Dai, speriamo. 1851. Alt però, Stir Figlio e Company, 5861 St. Paul's, Londra. Questa è. questa la, la, la. In un viaggio di lavoro voglio studiare le orchidee di Prato. Mm. No, qui no. La torre Eiffel è stata completata nel 1889, ci dicono dalla chat. Mm. Qui il diario relativo all'escursione... Eh. Aspetta un attimo. Mi sto perdendo qualcosa. Questo fiore, il guanto di lupo, è rappresentato qui, magari? No. Ai, ai ai. Ok, poi tra l'altro di qua... Come cacchio faccio a uscire? Non posso più uscire, oh mio Dio! Aiuto! Sono blindato! No, ci sarà sicuramente il metodo di uscire. Ma... Non capisco però. Posso salire di qui? No. Sono chiuso dentro, ragazzi. Non credo sia fattibile come cosa, ma... Non sembra esserci una via d'uscita, non ho capito come mai. Iniziata nel 1887, boh, ma qui dice 1858, la prima uscita. Qui questa roba deve darmi un'idea un di quando andare, cioè se questa qua è stata iniziata, completata nel 1889, vuol dire che questa è una moneta almeno del 1889, questa è del 65, le monete sono in un ordine completamente a caso. Quindi bisogna capire quale sia la moneta giusta 1885 Gran Paradiso forse bisogna banalmente vedere, trovare la data più in là 1885 quello della Tour Eiffel era quello lì, 1865 cosa c'era scritto nel foglio del cestino qua niente cioè, non dice niente Niente in merito all'escursione all o cose simili. Allora, c'è un 1858, ma non sappiamo quale sia stata la loro prima evetta. Se invece l'altitudine, ma quindi andrebbe valutato in millibar, sì, ma ragazzi, cioè, ok, ok, cioè, ci, 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 ce la si può fare. qua dice 1851, la prima esibizione. Monte Bianco, qua ci sono tutta una serie di vette, ma poi tra l'altro comunque io non ho capito come faccio a uscire. Cioè, al netto di tutto io voglio bene a tutti, ma sono chiuso comunque qua dentro. Devo mettermi sulla panchina? Molto bello, ma comunque fermo su una panchina. Ah no! Ecco fatto. Posto. Ecco, quantomeno riesco a uscire. E riesco a dare un'occhiata ecco grazie sarebbe utile vediamo e eh, questo è questo questo è il libro questo qua seconda edizione fatta dal club alpino e qui il più alto è lo jungfrau Vabbè, adesso proviamo a andare come abbiamo fatto, dove c'era il vento più forte. Piantiamo il seme che adesso abbiamo, il guanto di lupo, piantiamo il seme, annaffia noi dovremmo andare dove c'era il vento più forte, che era questo qua, 50, al secondo piano. Proviamo, magari stiamo qua a farci delle mine mentali, <ride> cioè magari ci sono anche dei dati, potrebbero essere lì proprio giusto per dar fastidio, eh. Allora, mettiamo su qua. Andiamo al secondo piano. Qua nada. Secondo piano dovrebbe esserci il vento più forte. Un po' un fail. Arriviamo su in cima. Se c'è il vento più forte, su in cima. Bene, altrimenti. E invece, esatto. Esatto, esatto. Proviamo ad arrivare su in cima, ma proprio giusto per. Ok, niente, non è così. Bene, devo, devo rimettermi in fase il cervello, perché in questo momento sto sbarellando di brutto. Vi farò ovviamente sapere come andrà a finire, se riuscirò a portarlo a termine. Non credo sia una roba lunghissima, siamo al terzo, però siamo al terzo capitolo, potrebbe riservare delle sorprese. Comunque, ma come usa gli indizi? Puoi usarli gli indizi. Cioè, fan capì. Per il guanto di lupo. Allora. Clima alpino. Ricerca sul vento. Lettera sulle Alpi. Busta col francobollo. Collezione di monete. Ma ne manca una. Lettera del costruttore? Ok. Ok. Mi dice quali sono quelli giusti. Ok, va bene. E poi. E <ride> quello che ho fatto tutto fino adesso, ho fatto tutto, però non ti dice nient'altro. Ok, ok, va bene, ci può stare, ci può stare. Adesso torno giù in basso e poi farò un paio di tentativi. Nel mentre che la nostra carrucola torna giù in mezzo alla, alla tormenta. Giusto così leggi solo quelli giusto giusto Nico Allora in mezzo, mentre io sto tornando giù con il mio, col mio guanto di lupo In mezzo a questa tormenta Io ovviamente vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questa live che si è protratta anche per un bel po' Quindi grazie mille ovviamente per l'attaccamento Grazie a tutti coloro che sono rimasti qui alla fine della live Noi ci vediamo giovedì per come sempre i contenuti live sia su twitch che su youtube Chiaramente domani arriverà il video del primo impatto in merito a Botany Menor che abbiamo visto questa sera. Andate a lasciare il like, il cuoricino, baci a braccia e il commentino per sedurre l'algoritmo su YouTube in modo da far crescere il canale e la community. E ovviamente ci vediamo alla prossima puntata perché poi venerdì arriverà roba interessante per PC, purtroppo per il momento, e che arriverà sul Game Pass ecco detto questo grazie davvero a tutti per gli abbonamenti follow anche per essere passati in live grazie per i consigli elargiti durante la live noi ci vediamo giovedì sera alle ore 21 detto questo ragazzi non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers e alla prossima